Benvenute e benvenuti a tutti. Io a volte prendo appunti quando devo fare un saluto iniziale a convegni e occasioni come queste, ma in questo caso non ho preso nessun appunto perché l'amicizia con Mario, Mario Torelli era una personalità tale per cui è meglio dire quello che si pensa sul momento, visto che le cose da dire sarebbero talmente tante da non potersi raccogliere neppure certamente nelle due ore che abbiamo a disposizione oggi. Innanzitutto volevo ringraziare Fausto Zevi perché ha curato questo ricordo e vorrei sottolineare che è forse l'occasione in cui è previsto il più alto numero di interventi che io ricordi per commemorare un socio nelle segnature del mercoledì. E questo è un segno dell'affetto che è del segno che Mario ha lasciato in tutti i posti in cui ha insegnato, ha lavorato e ha fatto ricerca. E anche della vastità del suo lavoro. Credo, io non sono un competente, ma quel poco che so e che ho sentito anche dalla sua bocca in questa sede in molte occasioni, mi ha insegnato che aveva una vastità di interessi, di lavori veramente straordinaria. L'altra questione che volevo ricordare è che Mario ha avuto un'attività, un impegno nell'Accademia dei Lincei, anche qui straordinario, fino a quando ha vinto anche il premio Balzan e ha voluto che la ricerca che è connessa al premio Balzan fosse inserita nel lavoro dell'Accademia. Vorrei terminare ricordando che il presidente emerito Quadrio Curzio ha telefonato per raccomandarsi in modo particolare di esprimere anche la sua vicinanza a questo evento e a Mario Torelli per tutto quello che insieme hanno fatto in questo anno. Non vi sottraggo altro tempo perché appunto ci sono ben 9 interventi. Purtroppo sono un po' limitati nel tempo di ciascuno, ma insomma abbiamo tempo, abbiamo tutto il resto del pomeriggio davanti a noi. Prego Fausto. Io ringrazio il presidente Antonelli per questo incarico di coordinare questa segnatura in ricordo di Mario Torelli, uno studioso dell'antichità di tale vastità e originalità di interessi e con una produzione scientifica così ampia da superare tutte le convenzionali partizioni disciplinari e rendere molto difficile, se non impossibile, trovare chi con essa fosse in grado di misurarsi unitariamente. Per questo, e pur col rischio di perdere di vista proprio l'elemento caratterizzante di una tale personalità, questa segnatura si articolerà in un ventaglio di brevi interventi per singoli ambiti o tematiche con cui si è misurata la sua ricerca, o ancora su scoperte importanti dovute a lui o grazie a lui, comprese nel loro valore documentario. E penso solo per un esempio agli scavi di Castrum Inui, oggetto di un convegno linceo e di un recentissimo volume dei nostri monumenti antichi. Interventi affidati tutti ad amici e colleghi che a lungo hanno avuto il privilegio di frequentarlo e ad allievi maturati nella sua scuola nella piena consapevolezza del loro debito verso il maestro. Agli interventi programmati nell'invito ne seguirà un altro del consorzio Antonio Sgamellotti dal titolo Un lungo rapporto di amicizia e collaborazione scientifica con Mario Torelli ed era previsto in chiusura un saluto della consorte di Mario con Concetta Masseria che purtroppo per un inconveniente non potrà invece collegarsi come avrebbe voluto e mi prega appunto di ringraziare il Presidente, i consoci, i relatori e naturalmente tutti i presenti.
Ciononostante, restano fuori dalla presente rassegna interi settori della sua ricerca, e non dei minori, in primo luogo l'epigrafia latina, coltivata nei seminari di Attilio De Grassi, che gli considerava uno dei suoi maestri, insieme con Angelo Brelich, Massimo Pallottino, con il quale si è laureato, e Ranuccio Bianchi Bandinelli. Dico solo che la sua produzione epigrafica ha conosciuto episodi di altissima rilevanza con l'edizione di nuovi frammenti della Tabula Bantina, che oggi per inciso è al Museo di Venosa, che è a lui intitolato, e sempre a Banzia, che, seguita da altre città illustrate dai suoi lavori scientifici come Tarquinia, Cortona, Nocera e Pompei, gli ha conferito nel 2006 la cittadinanza onoraria. E a Banzia, con l'identificazione di un auguraculum, monumento unico nel suo genere, dove i cippi infissi a terra corrispondono ai settori del cielo da cui provenivano le indicazioni degli dei. E ancora, nelle ricostruzioni degli Elogia Tarquiniensia, celebrazione degli Spurinna, la gens più illustre di Tarquinia, un vero fascio di luce gettato sulla storia etrusca, su cui, dopo il libro del 1975, Mario è ritornato in uno dei suoi ultimi lavori. O l'iscrizione trovata di recente della ruspice di Tiberio, Tarquizio Prisco, famoso autore di libri sull'etrusca disciplina, o ancora la restituzione del testo del donario medio repubblicano di Marco Fulvio Flacco a Sant'Omo Bono, e solo per indicare la vastità senza confini dei suoi interessi anche oltremare e in tutt'altra situazione storica, gli studi sulla classe dirigente di Leptis Magna in età imperiale. Non ho tempo per dilungarmi sugli anni universitari trascorsi insieme, sui rituali dei poker in casa Torelli, quando in un gruppo molto affiatato si discuteva appassionatamente di politica, non solo universitaria, di letteratura, di cinema. Mario ha fatto anche il critico cinematografico per il quotidiano Paese Sera, e naturalmente di archeologia, di insegnamenti e programmi, di colleghi e di docenti. Il mio arrivo all'università nel 1956 coincise infatti con l'inizio dei corsi di Bianchi Bandinelli, le cui lezioni, di una chiarezza esemplare e in un limpidissimo parlare toscano, affascinavano chiunque. Mario aveva però già cominciato a frequentare un'altra personalità carismatica dell'archeologia del tempo, Massimo Pallottino, e alla scelta di laurearsi con lui contribuì anche la perdita anzitempo del padre, che lo costrinse a cercare lavori purché sia e ad affrettare il conseguimento della laurea. Ma il rapporto con Bianchi Bandinelli fu ripreso ben presto, la stima e l'apprezzamento del maestro per il giovane allievo trasformandosi presto in una stretta collaborazione e poi in vera amicizia, come Torelli ha voluto ricordare ad un altro che di Bianchi Bandinelli era stato amico, cioè il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel breve discorso pronunziato in sua presenza al Quirinale in occasione della consegna del prestigioso premio Balzan, conferitogli nel 2014, 30 anni dopo il suo maestro Pallottino, quasi una vera successione generazionale. In quel discorso Mario ricordava il suo primo lavoro da archeologo come ispettore nelle soprintendenze, e vincitore tra i primissimi classificati di un memorabile concorso del 1963. Ripensando a quell'avvenimento, ho realizzato con sorpresa che tra noi 20 vincitori di quel concorso, ben 6 siamo poi divenuti soci Lincei, una percentuale altissima che si è ripetuta, come sa Piero Guzzo, in un concorso analogo ma più ristretto del 1969. Quella vittoria nel concorso significò per Mario un intensissimo quinquennio di lavoro nella soprintendenza dell'Etruria Meridionale, che aveva allora sede a Villa Giulia, e quando ha scritto «Quelli del mio lavoro nella soprintendenza sono stati anni decisivi nella mia vita», non pensava soltanto alle scoperte effettuate, ma anche, come ha più volte dichiarato, al significato civile di quell'esperienza. A fronte delle riforme attuali, purtroppo rovinose per le soprintendenze dell'antichità, sempre nel breve discorso per il Balzan, così si rivolgeva al Presidente della Repubblica. Pur nelle ristrettezze di bilancio e fra mille difficoltà di ogni genere, le soprintendenze archeologiche allora offrivano mezzi e occasioni per un avanzamento del sapere di primissimo ordine e, se guidate bene, potevano essere centri di ricerca importanti. A fronte di un presente, cito sempre, dominato dall'intramontabile ossessione economicista che vuole che il governo dei beni culturali sia puro management.
ed esprimendo fiducia, purtroppo invano come sappiamo, che il Presidente della Repubblica, cito, saprà far indirizzare i progetti di riforma verso una rinascita della funzione scientifica che le soprintendenze hanno in passato tanto spesso saputo svolgere. Espressioni, come ha ben scritto un nostro collega, di un, cito, un habitus scientifico che non è mai finito in un asettico intellettualismo, ma è sempre stato nutrito da una partecipazione alla vita vissuta, storica e contemporanea, e che lo porterà più volte a intervenire negli editoriali della sua rivista Ostraca degli anni 90 e 2000 sulle perigliose e spesso deleterie riforme dell'università. La rivista nacque nel 1992 con il dichiarato intento di continuare quell'esperienza di integrazione multidisciplinare da cui nel 1967 era nata Dialoghi di Archeologia, la rivista fondata da Bianchi Bandinelli, attorno alla quale siano raccolte le forze più giovani e direi socialmente impegnate dell'archeologia del tempo, ma che ha influito anche su studiosi di altri ambiti, storici e storici del diritto, come evidenzia Luigi Capogrossi Colognesi nell'intenso ricordo che ci ha inviato e che leggerò subito dopo. Di Mario Torelli, etruscologo, parlerà subito Gilda Bartoloni. Ma tra le scoperte del quinquennio di Villa Giulia, una rilevanza speciale è quella di Gravisca, di cui dirà Lucio Fiorini, che invito se vuole accomodarsi fin da adesso, che ha proseguito l'impresa di Mario, il quale, Mario, nella premessa al libro uscito postumo Ritorno a Santa Venera, sui suoi scavi in quel santuario di Pestum delle ricerche in Magna Grecia, parlerà Piero Guzzo, si rallegrava di avere rispettato la norma, inderogabile per gli archeologi come per i medici e il giuramento di Ippocrate, cito, di rendere scientificamente note con edizioni adeguate e non con interviste televisive tutte le loro imprese di scavo, e si congedava dalle ricerche sul campo lasciando, virgolette, tutte quelle che ho avuto la ventura di condurre, nessuna esclusa, integralmente pubblicate. Un'etica della professione mai dimenticata, addirittura sostituendosi al bisogno a chi a quel dovere si era sottratto. È il caso del Tempio di Sardus Pater ad Antas, monumento principe del dominio cartaginese e poi della provincia romana di Sardegna, rimasto inedito dopo scavi tumultuosi e ancor più frettolosi restauri di mezzo secolo fa, e per suo intervento da poco finalmente giunta a pubblicazione nei nostri monumenti antichi. In Sardegna Mario era approdato, vincitore di concorso universitario, chiamato da Giovanni Liliu a Cagliari, dove ha insegnato 7 anni, quel settennato felice di cui dirà Simonetta Angiolillo, che gli è succeduta sulla cattedra cagliaritana, e in cui anche io ebbi la fortuna di essergli accanto, chiamato da lui come professore incaricato. Mario non ha mai interrotto i suoi legami con l'isola, dove la sua influenza è stata decisiva per il profondo rinnovamento che l'archeologia ha conosciuto anche attraverso i suoi allievi e che gli è valso nel 2019 la laurea honoris causa dell'Università di Sassari, dopo quelle conferitegli da Tübingen e da Jaén in Spagna. Vengono infine i ben 35 anni di insegnamento a Perugia, dove ha avuto al suo fianco Filippo Quarelli, che in questa sede presenterà un argomento di archeologia greca che tocca tematiche come quelle delle classi di età e dei riti di passaggio nelle società antiche, che sono state di Mario fin da quel volume del 1984, Lavini e Roma, riti iniziatici e matrimonio tra storia e archeologia, che quando uscì colse impreparati molti di noi, me compreso, sprovvisti degli strumenti euristici necessari. Ad alcuni anzi sembrò quasi dissacrante, ma devo dire che forse sarebbe sembrata tale anche agli antichi romani dei tempi di Cicerone o di Augusto, questa immagine cruda degli romani antichi dell'età dei rituali arcaici di una Roma ancora non dominata orazianamente dalla Grecia capta. Un filone di ricerche questo che Mario ha proseguito con numerosi lavori e che ha ora un egregio continuatore nel suo allievo perugino Francesco Marcattili. Se alle spalle di questo filone si può ravvisare un'ombra lontana dell'insegnamento di Brelich, è più direttamente alla storia dell'arte e a ricerche iconologiche che sviluppavano lontane matrici panofschiane che risalgono le sue investigazioni del rilievo storico romano di cui parlerà Stefano Tortorella. Il suo libro maggiore, Typology and Structure of the Roman Historical Relief, che è frutto di un proficuo soggiorno americano e uscì ad Ann Arbor nel 1982,
stupisce una volta di più per la straordinaria versatilità di Mario, che proprio in contemporanea affrontava le sue ricerche maggiori sulla Grecia propria, con un volume sulla storia dell'urbanistica greca, a quattro mani con Emanuele Greco, sembra un gioco di parole, ma non lo è, in cui i capitoli da lui redatti sono i primi e gli ultimi del libro, cioè l'età micenea e poi, nei cosiddetti secoli bui, il sorgere della polis con la creazione di nuove tipologie architettoniche correlate ai nuovi assetti sociali, mentre acquisiscono importanza come sedi intertribali i santuari come Olimpia e Delfi e i loro giochi cerimoniali che, cito, esaltavano le imprese degli aristoi del passato e del presente. Ma suo è anche l'ultimo capitolo sulla città ellenistica e la trasmissione dei modelli urbanistici elaborati in Grecia sia all'Oriente conquistato da Alessandro che all'Occidente ormai nominato da Roma, e seguirà infatti pochi anni dopo un altro volume sull'urbanistica romana che gli ha redatto con Pierre Gros. Mi soffermo un momento sui suoi studi greci. La conquista di spazi di ricerca così ampi va correlata anche con il suo impegno di un'importante impresa della Fondazione Lorenzo Valla, e cioè l'edizione commentata dei 10 libri della Periegesi della Grecia di Pausania, aperta nel 1982 dal volume su Atene e l'Attica, affidato per la parte archeologica a quel grande studioso e autentico filleno, vorrei aggiungere, che fu Luigi Beschi. E non possono ricordare che 2 anni dopo i nostri rendiconti dell'Accademia hanno accolto quel suo saggio che ha fornito finalmente una chiave di lettura senza residui del fregio del Partenone. Ma dei 9 successivi volumi della Periegesi, ben 7 vengono dalla scuola di Mario, 3 del suo allievo Massimo Osanna e 4 redatti personalmente da lui, da Corinto all'Argolide, alla Laconia, alla Messenia, culminando nel 2017 col 10° e ultimo su Delfi, che ho avuto l'onore di poter presentare io qui all'Accademia, Delfi, vera sintesi della storia della Grecità, dove i donari condensavano i miti delle origini e la gloria dell'Ellade, delle sue imprese e delle sue vittorie. A margine del commento a Pausania, Mario sviluppa una serie di saggi sulle identificazioni di singoli monumenti. Cito solo fra i tanti il geniale riconoscimento dei luoghi di culto di Afrodite Urania Pestum Santa Venera e, grazie alla corretta interpretazione di un passo di Pausania finora male inteso, in un edificio di Olimpia, l'uno e l'altro contrassegnati da un circolo di pietre tangenti alle pareti del vano che allude al planisfero celeste di questa dea al tempo stesso infera e signora della vita e della morte. Di questa scoperta che ha ricadute anche sulla lettura del Pantheon, e mi spiego perché ho appreso da Stefano Bruni che nel momento della sua scomparsa stava lavorando ad raccogliere il materiale per uno studio sul Pantheon proprio, Pantheon di Roma. Di questa lettura sul Pantheon, dicevo, su questa scoperta ha parlato molto bene Salvatore Settis, uno dei sodali cui Mario tributava un'ammirazione incondizionata. E poi saggi di interpretazione urbana, come nella riconsiderazione della Agora di Atene, che dopo le trasformazioni evergetiche dei sovrani di Pergamo conosce quelle di Agrippa in un complesso linguaggio che, ostentando di rispettare e proseguire le grandi tradizioni di Atene, insinuava l'ideologia augustea e con essa il culto imperiale tra le pieghe di antichissimi e prestigiosi santuari e fin sull'Acropoli. Ed è la repulsione per questa intromissione nei contesti sacri o sacralizzati dalle glorie dell'antica Grecia che nella descrizione dell'Agorà di Corinto porta Pausani a sorvolare su taluni monumenti più connotati in questo senso. Sono i silenzi eloquenti di Pausania di cui per Delfi ha parlato recentemente una studiosa francese. E dunque quello del Periegeta è, prima che materiale, un percorso intellettuale fra le meraviglie artistiche e le testimonianze di un passato dove quel che interessava erano più che i monumenti per sé, le tradizioni antiche ad essi connesse. Il tempo impedisce di citare altri saggi raccolti nei ben 3 volumi di Opuscola Greca, Opuscola Etrusca e Opuscola Romana usciti nel 2019, ovvero presenti già nei 2 imponenti tomi del 2012 dal titolo per sé programmatico Semainain, cioè significare, che, come è stato detto, raccolgono interventi critici sviluppati in un continuo dialogo con il mondo contemporaneo, ma analizzando con ogni acribia i codici di comunicazione originari per non incorrere nel rischio di travisamenti modernizzanti.
Qui in particolare trovano posto esegesi di quei grandi cicli figurativi descritti nei poemi più antichi, dall'omerico scudo di Achille allo scudo di Eracle pseudo Esiodeo, e ai loro equivalenti nella ceramica arcaica, corinzi e attica, si pensi solo all'Olpechigi e al vaso François nella raffinatissima disamina di questo libro Le strategie di Cleitias, ed era una vera strategia delle immagini quella volta a trasmettere visivamente e così a consacrare i rituali eroici dell'aristocrazia al potere. Molto altro ci sarebbe da dire sulla Grecia di Mario, ma mi fermo qui perché ho fin troppo abusato del tempo e vi do subito lettura delle pagine di Luigi Capograssi Colognesi per risentire insieme con lui la forza, come una sua citazione, di quei legami intellettuali ed umani che si erano costruiti nella nostra giovinezza. Capograssi, ricordando le tappe di una lunga strada. Una malaugurata coincidenza, in ragione di un precedente impegno, mi impedisce di essere presente all'incontro odierno in ricordo di Mario Torelli. Zevi si è offerto di leggere in tale occasione queste mie righe, permettendomi di dare una piccola ma profondamente sentita testimonianza di quanto questo straordinario ricercatore e grandissimo amico abbia significato nella mia esperienza scientifica, ma anche e soprattutto nelle scienze dell'antichità di quest'ultimo mezzo secolo e non solo in Italia. Questa, infatti, mi sembra la vera cifra di una storia di successo che non è però solo una storia individuale. La figura di Mario, infatti, mi riporta ad un'avventura collettiva che coincise con i grandi mutamenti negli orientamenti e nel modo di lavorare di un'intera generazione di antichisti, intervenuta sin dagli anni 60 del secolo scorso e che tenderei a far coincidere con la folgorante apparizione dei Dialoghi di Archeologia, la rivista associata all'eminente personalità di Bianchi Bandinelli. Con essa si impose all'attenzione di noi tutti il gruppo di giovani studiosi che gravitavano nella sua orbita, tra cui si stagliava sin da allora per la ricchezza e la varietà dei suoi contributi, ma anche per la strabordante personalità Mario Torelli. La sua vastità di interessi e di competenze era massimamente valorizzata, in effetti, dall'approccio complessivo che connotava la rivista, fortemente orientata a promuovere un sistematico confronto interdisciplinare e che 60 anni or sono costituiva un aspetto di sostanziale novità in un contesto accademico-scientifico come quello italiano, tradizionalmente segnato da forti identità disciplinari. Io stesso, in quegli anni, impegnato nelle ricerche relative a temi centrali per le istituzioni romane arcaiche, come le strutture familiari e le prime forme dei sistemi proprietari, ero ben consapevole dell'assoluta necessità di far ricorso ad altre competenze, dall'archeologia alla linguistica, dall'antropologia alle scienze sociali, per inquadrare in modo adeguato e nella loro effettiva complessità le questioni storico-giuridiche di cui mi occupavo. Ma proprio per questo avvertivo la grande difficoltà di muovermi in tal senso nel chiuso dei nostri sistemi di sapere e dei loro specifici percorsi iniziatici. E a maggior ragione questo era vero per una disciplina caratterizzata da tecniche di ricerca complesse come l'archeologia, difficilmente fruibile da studiosi privi di una competenza specifica. Per questo io considero tuttora, a tanti anni di distanza, una vera e propria svolta nel mio iniziale percorso scientifico, l'incontro con i giovani studiosi che gravitavano allora intorno a quella rivista, così importante nel contribuire ad ampliare i miei orizzonti. E che cosa potesse significare lo possiamo ancora oggi ben comprendere se scorriamo i nomi di quelli a cui primariamente mi sto riferendo, oltre a Mario, Filippo Quarelli, Fausto Zevi, Anna Maria Bietti Sestieri, insieme con Carmine Ampolo, Nicola Parise e allo stesso Andrea Carandini. Fu da questo incontro che scaturì l'inizio di quell'avventura intrapresa fin dai primi anni 70 con quasi tutti questi studiosi, insieme ad altri come Lepore di poco più anziano, il giovanissimo Giardina, Schiavone, Mazza, con cui ci si riprometteva di cercare di applicare gli schemi interpretativi di tipo marxista all'analisi di un momento esemplare della storia romana in una forma affatto diversa da quelle rigidità che avvertivamo nella storiografia marxista ortodossa, in particolare di quella d'Oltrecortina. Esso nasceva con un deciso taglio interdisciplinare e si consolidò nel gruppo di studio del Gramsci, integrato da tanti altri ricercatori di valore e destinati a lasciare il segno nelle loro discipline. Anni di intense e interminabili discussioni dove si costruirono solidarietà e rapporti intellettuali d'amicizia destinati a durare tutta la vita. Tra essi si staglia l'immagine di Mario per l'incisività dei suoi interventi
e per una sua peculiare capacità di seduzione intellettuale, il suo carisma. Quel rapporto di amicizia e di stima, nato allora, non venne mai meno, continuandosi a nutrire di quel particolare fascino intellettuale che gli derivava dalla sua grande fantasia storiografica. In effetti, come in molti, non in tutti però, dei maggiori studiosi che ho frequentato da vicino e di cui ho potuto cogliere alcuni aspetti costitutivi della loro superiorità intellettuale, vi era in Mario una inesauribile vena di fantasia che gli permetteva i più imprevedibili ed arditi accostamenti da cui trarre una molteplicità di ipotesi ricostruttive quanto mai articolate e complesse, spesso sorprendenti. Quello che mi è sempre apparso il lato più suggestivo delle indagini di Mario è appunto l'ampiezza e l'originalità dei collegamenti proposti, supportati dall'agguerritissimo retroterra culturale di cui disponeva. In tal modo egli riusciva a conciliare in modo seducente il fascino e la novità delle sue proposizioni con la ricchezza dei richiami attraverso analisi audaci quanto raffinate e metodologicamente accorte. Per questo, ricordo, tra tutti noi, Mario sembrava sopravanzarci di un passo con la sua vivacità e incisività. Nel corso dei decenni successivi, le strade accademiche e scientifiche di quel gruppo di giovani studiosi si svolsero in direzioni diverse e con esiti ovviamente anche molto diversificati. Eppure, anche a noi è stato dato di sperimentare la forza di quei legami intellettuali e umani che si erano costruiti nella nostra giovinezza, talché nelle occasioni accademiche e scientifiche in cui mi imbattevo di nuovo in Mario, era come se si riprendesse l'intenso modo di comunicare che avevamo vissuto negli anni più giovani, senza la cesura del tempo e delle lontananze. Mentre antichi interessi venivano intrecciandosi a nuove prospettive, inducendomi a seguire con costante attenzione il percorso scientifico del mio antico amico, attraverso quella parte delle sue innumerevoli pubblicazioni di cui riuscivo ad avere conoscenza. Ricordo il piacere con cui negli anni ritrovassi in alcuni interventi di Mario tutta la vigorosa chiarezza di idee e la sicurezza metodologica su cui aveva da sempre fondato la sua opera scientifica. Sino al suo grande lavoro di sintesi sulle comunità italiche e alla loro relazione con l'espansionismo romano, che apparve alla fine del secolo e dette la dimensione della sua superiore capacità di dominare una problematica quanto mai ampia e complessa al centro di un'interrotta attenzione da parte degli storici dell'antichità. E qui di nuovo le nostre strade si sono incrociate strettamente, quando in quest'ultimo decennio, partendo dagli aspetti istituzionali e dalla realtà della circolazione giuridica tra le varie comunità, mi sono impegnato nel tentativo di ricostruire il progressivo processo di integrazione delle variegate configurazioni politico-istituzionali presenti nel contesto italico, nella nuova architettura del potere progressivamente realizzata da Roma. È una modesta testimonianza la mia, che mi permette anche di richiamare l'ininterrotta richiesta di chiarimenti, di consigli e di informazioni di ogni tipo, che nel corso di queste mie ricerche venne rivolgendo, sino agli ultimi tempi, al mio amico e la sistematica sollecitudine delle sue risposte, sempre pertinenti e quasi sempre del tutto soddisfacenti. E di ciò resta traccia significativa nelle pagine del pesante volume che ho in questi mesi consegnato alle stampe. Di esse egli sarebbe stato uno dei lettori dei quali più avrei cercato il giudizio e di cui avrei sperato la benevolenza. Proprio questo oggi, nell'attesa di avere tra le mani questo mio libro, mi dà l'immediata percezione della perdita che io e tutti coloro che si interessano del mondo antico abbiamo subito con la scomparsa di uno dei nostri migliori ricercatori e di quella sua forza giovanile con cui ha scaldato i nostri cuori e stimolato le nostre intelligenze. Direi ora che seguono nell'ordine del nostro programma gli interventi e pregherei man mano i relatori di accomodarsi due per volta. Cominciamo con Gippi Bartoloni, Gilda Bartoloni della Sapienza, con la sua comunicazione su Mario Torelli e il mondo degli Etruschi. Naturalmente molte delle cose che io dirò ne ha già parlato un po' Fausto. Ma l'etruscologia, come è già stato accennato, è stata la materia della tesi di laurea di Mario,
che aveva affrontato lo studio di Faleri, e il territorio etrusco fu il suo ambito di interesse quando a 26 anni entrò come ispettore archeologo nell'allora sovrintendenza dell'Etruria meridionale, pur conservando vivo il suo interesse per le ricerche di epigrafia e di romanistica, gradualmente dovette occuparsi di siti e antichità etrusche. È proprio in quegli anni che io ho frequentato Mario, che mi dava il passaggio in macchina, io non guidavo, tra Isola Farnese e Roma, avendomi affidato lo studio di materiali votivi, frutti di un recupero di materiale votivo bruttissimo, introducendomi in macchina durante il viaggio all'epigrafia latina, così potevo fare gli esami della scuola archeologica. Sempre a Veio, Mario Torelli mi chiamò a seguire gli scavi sulla piccola altura di Piazza d'Armi, il cosiddetto scavo degli ispettori. Gli ispettori erano Begni, Colonna, Scichilone e Torelli. Progetto ideato dal sovrintendente Mario Moretti nel 1968 per risultati e interesse gli scavi che in quegli anni gli studiosi stranieri, gli istituti stranieri, soprattutto gli svedesi e gli inglesi, stavano effettuando in Etruria meridionale. Purtroppo i risultati non sono stati così eclatanti. Alla sua attività di ispettore si devono gli scavi a Punta della Vifera a Santa Marinella, dove nel santuario di Minerva è venuta alla luce, restituita dalla profondità di un pozzo accanto al tempio, la quarta iscrizione etrusca per lunghezza, un testo sacro su piombo, forse il responso dell'oracolo della Dea. Gli scavi a Veio nel 1966-67, coadiuvato da Ingrid Paul, con la scoperta di un secondo santuario di Minerva presso la Porta Cere nel 66-67 e del santuario di Stata Mater sempre nel territorio veiente. Il suo interesse per Minerva e le altre divinità e il suo culto è attestato anche nel suo ultimo articolo che ho letto proprio una quindicina di giorni fa, appena stampato su Archeologia Classica 2021. Il volto più antico di Minerva. In quest'ultimo articolo riprende una delle sue recenti ipotesi, quella della superiorità dei latini considerati più potenti e prestigiosi rispetto agli etruschi alla fine dell'età del bronzo, riprendendo i risultati di una brillante indagine di Helmut Rix, nella quale si dimostrava l'origine latina di una parte rilevante di teonimi, per spiegare questo fatto decisamente controcorrente rispetto alla comune opinione che ha sempre immaginato il Lazio dominato dall'influenza della cultura etrusca, Mario propose di collocare il passaggio dal Lazio all'Etruria di una parte rilevante di strutture necessarie alla costituzione di tutte le società, come sono quelle religiose. L'epoca in cui viene collocata questa eventuale trasmissione è quella dell'età del bronzo finale, in cui la cultura laziale, espressione dei proto-latini molto strutturata e dal volto fortemente guerriero, domina sulla meno organica e meno bellicosa proto-villanoviana dei secoli XII-XI, attestata nei territori dell'Alto Lazio, storica, come si sa, culla degli Etruschi, destinata a svilupparsi nella cultura villanoviana. A questa più vicina fascia del proto-villanoviano, la cultura laziale aveva, secondo Torelli, trasmesso tratti culturali molto significativi. Questa ipotesi, a mio avviso, non teneva conto delle emergenze abitative e funerarie messe in luce durante il corso della fine dell'età del bronzo in Etruria, che mal si addiceva ad un gruppo di semplici artigiani come definiti da Mario. Nelle diverse discussioni che con Mario Torelli, erano frequenti su tutto, sono state etichettate come attaccata troppo al
al concetto di formazione appreso dal nostro comune maestro. Torelli ribadiva che l'archeologia diventa una fonte documentaria utile solo se i portatori sono in possesso di una dichiarata superiorità sociale ed economica, come accade nei fenomeni di colonizzazione organizzata, e mai in occasione di spostamenti di gruppi privi di un retroterra che ne assicuri la coesione sociale ed economica e potenzialmente destinati a marginalità. Queste ipotesi partivano dalla scoperta del ruolo dominante svolto nel mondo classico dalla religione, che secondo Torelli si è posta come struttura capace di organizzare i rapporti sociali attraverso il mito in Grecia e attraverso il diritto fondato sulla ritualità religiosa a Roma, temi che sono stati la linea guida per numerose indagini anche sul mondo greco-romano e naturalmente sulle civiltà etrusche e preromane, come appunto l'ultimo articolo, che almeno quello l'ultimo che io ho letto, su archeologia classica. Tra le numerose monografie e articoli che mostrano la capacità di spaziare con pari competenza dall'età arcaica a quella tarda antica, mi soffermerò prima su alcuni articoli, penso soprattutto perché legati al mio percorso di ricerca. Oggetto di svariati articoli sono quelli sulle regge etrusche Murlo e Acqua Rossa soprattutto, culminati nel lavoro più recente sulla casa di mattoni crudi di Roselle, in cui Torelli ipotizza la copertura del cortile posteriore, articolando quindi la struttura in un grande vano coperto attribuito alla vita del principe, l'ambiente ovale in area adibita al culto, con cortile antistante per i membri della comunità, articolazione del resto conosciuta, come da lui stesso detto, nelle tombe ceretane coeve. Nel volume La forza della tradizione, Etruria e Roma, di cui credo che parlerà Marcatilli, sono raccolti i suoi scritti minori che potremmo definire di antropologia arcaica, in cui viene difesa, come ha precisato lo stesso autore, l'identità di etruschi e latini di fronte alla destrutturazione portata dalla cultura orientale prima, greca dopo, per soddisfare soprattutto le esigenze della classe egemone. Viene riaffrontato in questo libro il tema delle regge, soffermandosi sugli scavi di Casal Marittimo nel territorio di Volterra, dove eccezionalmente, oltre alla residenza dei principi guerrieri, disposta in senso longitudinale, appunto come Roselle, avvicinabile verosimilmente alle longhouse di con pianta rettangolare allungata di tipo protostorico, si conoscono anche le ricche tombe. Mario, pur lamentando nel 1999 la mancanza di una pubblicazione esauriente, solo ora uscita dopo 21 anni, grazie al dottorato di ricerca dell'Università di Pisa di Fabrizio Burchianti, postula uno scenario, Mario, della lotta politica di un centro minore dell'agro-volterrano destinato a cadere sotto il controllo della potente città Volterra, esattamente come Acqua Rossa rispetto a Tarquinia o Murlo rispetto a Chiusi. Saggio di Mario Torelli, che ha contribuito a indirizzare le ricerche in un'altra direzione, in una direzione opposta a quello che si faceva, e ha condizionato anche gli scavi successivi, è quello sulla l'acropoli di Veio. Mario localizzava il tempio di Giunone Regina sull'altura di Comunità, da cui, come aveva già notato Ward Perkins, si poteva vedere addirittura Monte Cavo. È vero, cioè l'ho provato. Partendo dalla constatazione che nella citata campagna di scavo degli ispettori, di cui per fortuna qualche risultato, anche quello no, dovrebbe essere pubblicato, sta proprio uscendo, evidenziava un abbandono dell'area alla fine del VI secolo e quindi un'impossibilità di localizzarvi il tempio di Giunone legato alla presa di Veio da parte di Camilla, in contrasto con quanto normalmente ritenuta nella bibliografia ancora adesso, ma prima Pallottino nell'etruscologia, ma soprattutto ancora
considerato nella letteratura anglosassone. L'opinione di Mario è ora confermata dagli scavi della Sapienza nell'ambito del progetto Veio e dal collegamento con il grande deposito votivo scavato da Lanciani nel 1989. E mia tesi di laurea. Sempre a proposito di Veio e gli scavi recenti a Piazza d'Armi, ha riconosciuto in un morto deposto inabitato, coperto da una piccola capanna, un precedente del Bitental romano, ipotesi non da tutti accettata per prima, ma decisamente brillante, come spesso le intuizioni di Mario Torelli. Molti dei saggi di Mario sono stati raccolti secondo il tema, come nel citato La forza della tradizione, che è focalizzato sul Lazio e in parte sull'Etruria. Dedicato completamente ai suoi lavori sull'Etruria è Opuscola, citato già da Fausto Zevi, Opuscola etrusca del 2019, con scritti tra il 2010 e il 2018, tra la data cioè del suo pensionamento e il 2018, il 2019 è uscito il libro, pertinenti ad una trilogia di volumi delegati al mondo greco e a quello romano. Il primo gruppo di saggi di Opuscola etrusca contiene lavori sul periodo arcaico, dedicati alla servitù etrusca, alla controversa figura di Tefari Veliana, sarà interpretato come Praetor Maximum Dicere. Il secondo gruppo di articoli spazia dalla preistoria alla religione etrusca, l'ideologia della classe dominante etrusca, ricostruita dalla struttura e dalla decorazione delle regge e delle residenze arcaiche e dalle scene che compaiono negli oggetti di prestigio dei principi. E si interessa, ci sono dalla preistoria della religione arriva alle fasi più tarde della pittura funeraria e della decorazione pittorica delle case, prima dell'ingresso delle forme ellenistiche di primo stile. Molti di questi lavori rivisitano e aggiornano temi già affrontati precedentemente, mostrando il continuo interesse ad approfondire ed anche a correggere gli argomenti che gli interessavano. Un tema che lo ha coinvolto per oltre 40 anni è rappresentato dai due volumi, l'Elogia Tarquinienza e gli Spurin, con l'approfondimento sulla tomba dell'orco. Nel 1975 Mario Torelli ricostruì magistralmente le vicende della famiglia Spurinas, Spurin in latino. I tre Spurinna ebbero in vita l'onore del trionfo e Torelli ipotizzò da subito che le tre statue fossero state erette in loro onore da un discendente della stessa famiglia, quel vestricio Spurinna che occupò posizioni di rilievo a Roma nel primo secolo d.C. Questo, non mi ricordo, un articolo di Massimo Pallottino su studi etruschi degli anni 70, in cui Pallottino amava molto mettere a confronto i suoi allievi, che erano poi Torelli, Cristofani e Colonna. E in questo articolo apprezza molto la linea di ricerca di Mario rispetto a quella degli altri due. Questo era negli oltre 40 anni trascorsi da questo primo lavoro, Torelli non ha mai abbandonato il dossier, tornando in varie sedi su particolari che gli apparivano meritevoli ad approfondimento, quando non di correzioni. Nell'ultimo volume c'è una maggiore attenzione al contesto. L'erezione di statue di trionfatori è immaginabile solo in un tempio che avesse le stesse funzioni che a Roma aveva il Capitolium. Torelli ribadisce l'appartenenza della tomba dell'orco agli Spurinas, attribuendo la prima fase a Veltur I e l'ampliamento a Veltur II. La lezione di metodo che Torelli ci impartisce con questo libro è riassunta da lui stesso. L'archeologo ha il dovere di tentare un approccio globale, particolarmente utile soprattutto nel caso in cui appaia possibile accostare i dati della tradizione letteraria a quella archeologica, evitando però rozze contaminazioni.
ma la reputazione di referente sugli Etruschi, anche in Europa e in America soprattutto, è dovuta alle sue sintesi sulla storia nel 1984, l'arte degli Etruschi nel 1985 e nel volumetto della Nice che raccoglieva alcuni interventi sulla società arcaica etrusca. Va ricordata inoltre la sua attività di organizzatore di esposizioni, in particolare gli Etruschi a Palazzo Grazia a Venezia nel 2000, con il catalogo che offre pienamente un quadro degli studi etruscologici al momento, articolato in 35 saggi che precedono la presentazione delle opere esposte. È risaputo che le mostre passano, ma i libri restano. Ed Etruschi, l'altra mostra, le antiche metropoli del Lazio al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che pone l'accento sul periodo di massima prosperità ed espansione degli Etruschi nel V e VI secolo. Vorrei ricordare inoltre, anche per quanto riguarda il mondo degli Etruschi, la capacità di concepire e realizzare grandi iniziative editoriali, come quella del catalogo del Museo di Tarquinia, 21-22 volumi usciti fino al 2017, o quella del catalogo delle stipi votive in Italia, poi affidata alla sua allieva Anna Maria Comella, senza dimenticare Ostraca, rivista da lui ideata e diretta. Concludo con Mario Torelli. È scomparso uno dei protagonisti maggiori di una stagione che si sta chiudendo purtroppo e di cui le caratteristiche principali erano la ricerca di una visione d'insieme del mondo antico e la volontà di interagire con il presente. Sono sicura che il suo lascito scientifico continuerà a influenzare e essere di riferimento non solo ai miei allievi che ormai sono un po' cresciuti, ma a tutti gli studiosi del mondo etrusco attuali e futuri. Grazie. Intendo manifestare la mia gratitudine per l'invito rivoltomi al Presidente dell'Accademia dei Lincei, professor Roberto Antonelli, e a tutti gli organizzatori, il professor Zevi, di questo incontro dedicato a Mario Torelli. Un grande onore sia per la sacralità del luogo in cui esso si svolge, sia perché mi si invita a ricordare il mio professore, di cui ho avuto la fortuna di essere anche amico, una frequentazione operosa durata più di 30 anni, tutti pieni di ricordi. Il professor Fausto Zevi mi ha chiesto di riaccennare, prima di parlare dell'indagine Gravisca, all'intensa attività di imprenditore del sapere, come l'ha definita per telefono, come lui stesso l'ha felicemente definita, di Mario Torelli, ovvero sia di quell'instancabile fervore produttivo che, se personalmente si concretizzava ultimamente nell'incessante impegno scientifico messo in atto nel suo studio di via Bontempi a Perugia, nel riguardo degli altri si è sempre manifestata nell'esortazione appassionata di un promotore di studi e pubblicazioni, come lo ricorda Stefano Bruni in una bella recente memoria, che si è spesso fortemente preoccupato di trovare i finanziamenti necessari per la stampa di opere di altri studiosi, il più delle volte i più giovani, in cui ha sempre molto creduto. Questa attività nel corso degli anni ha preso la forma di un'intensa operosità sul versante editoriale, come testimoniano alcune importanti collane, punto di riferimento per studiosi appassionati di archeologia. Tra queste la Biblioteca di Archeologia della Longanesi, con le sue 37 monografie, che spaziano dalle sintesi dedicate ai popoli dell'Italia preromana, all'iconografia, all'architettura antica, all'archeologia tardo-antica, alle metodologie di scavo e altro ancora. Non meno importante è stata la collaborazione con Giorgio Bresnaide, editore, con serie quali l'Archeologia Perugina, ben 19 volumi a cui si aggiungono le 21 monografie del Corpus delle Stipi Votive d'Italia, mentre per i medesimi tipi editoriali, a partire dal 1980, con il volume dedicato alle ceramiche etrusche a figure rosse di Gian Piero Piano, si inaugurava la collana dei materiali del Museo Archeologico di Tarquinia, una sequenza di ben 21 titoli, l'ultimo dei quali pubblicato da ETS Edizioni di Pisa. Un'impresa certamente fortemente voluta da Mario Torelli, ma che non sarebbe stata possibile senza una totale condivisione di intenti da parte di Maria Cataldi, nella sua veste di direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia per quasi 28 anni. Accanto al lavoro svolto per queste collane si è già accennato ampiamente a quanto realizzato per la rivista di studi di antichità Ostraca, edita dal 1992
al 2012 dall'editore Loffredo e dal 2013 ad oggi da ETS Edizioni di Pisa, nata con il dichiarato intento della redazione di cui facevano parte Filippo Quarelli e Vincenzo Scaranussani di collegarsi alla felice esperienza dei dialoghi di archeologia, come si legge nell'editoriale del primo volume del 1992. Non meno sentito da Mario Torelli, anzi considerato alla stregua di un obbligo morale, e già l'ha ricordato il professore, è stato per Mario l'impegno a pubblicare i suoi scavi, un compito a cui ha atteso personalmente, per fare degli esempi, come nel caso del complesso di Punta della Vipera o del facello di Porta Ceraveio o del santuario di Santa Venera Pestum, su cui è tornato con l'ultima monografia, dell'area archeologica della Vigna Marina Vitalini di Cerveteri. Così è avvenuto per Gravisca, con resoconti riguardanti le campagne di scavo da prima della colonia romana, poi del santuario greco-etrusco. Mario Torelli ha sempre considerato quella di Gravisca una delle sue scoperte a cui si sentiva maggiormente legato. A questo proposito, così scriveva in una autobiografia letta in occasione del conferimento della laurea honoris causa a Jaén in Spagna nel 2013. Quasi al limite della mia presenza a Villa Giulia, nel 1969, mi è stato affidato lo scavo di urgenza della colonia romana di Gravisca, fondata nel 181 a.C. su un precedente abitato etrusco, porto della metropoli Tarquinia. Qui la dea bendata mi ha concesso una serie di scoperte sia nell'ambito dell'abitato romano che nell'area del porto etrusco. Nell'area della colonia romana ho messo in luce un tesoro di ben 186 monete auree di Valentiniano II, di Teodosio, di Arcadio, seppellito nel 408 d.C. in occasione del passaggio dei Visigoti di Alarico diretti contro la città di Roma, mentre in una zona all'estremità della città etrusca, sulla riva di una grande laguna che fungeva da porto, ho scoperto un esteso santuario fondato intorno al 590 a.C. da mercanti della Grecia dell'Est, che almeno fino al 480 sono qui approdati per scambiare merci con gli etruschi della ricchissima Tarquinia. Quest'ultima scoperta ha cambiato ancora una volta il corso della mia esistenza. Già il susseguirsi di rinvenimenti di santuari nel corso del mio lavoro di soprintendenza mi aveva spinto a dedicare speciale attenzione alla religione antica, in parte esplorata nello sviluppo degli interessi epigrafici antiquari, e alla documentazione archeologica del sacro. Ora però l'enorme quantità di materiali ceramici greci e la peculiarità dei meccanismi dello scambio mediati del santuario attraverso la presenza di una pluralità di divinità, da Afrodite ad Adone, da Demetra ad Apollo, ciascuna con il proprio regime di offerte, le proprie formule di sacrificio, mi hanno obbligato a spostare radicalmente, a quasi a tempo pieno, i miei studi verso il mondo greco e in particolare sui meccanismi e sui significati socio-economici e ideologici del sistema di relazione di scambio sviluppate tra Greci ed Etruschi. In buona sostanza, il caso mi ha spinto ad occuparmi di strutture sociali ed economia greca, etrusca e romana arcaica, in congiunzione con i dati antropologici allora entrati con decisione fra gli ingredienti della ricerca di ambito preromano, sia greco che etrusco. Così Mario. Tutto era iniziato nel 1965, quando un'infausta lottizzazione, realizzata all'insaputa della soprintendenza, tracciava le strade, scavava le fogne di quello che sarebbe stato il lido di Tarquinia, apportando danni notevoli alle strutture e alle stratigrafie della città romana. Due anni dopo, nel 1967, le conseguenze di questa pianificazione erano ben visibili negli scheletri di tre palazzini costruiti a tempi di record proprio al di sopra dei muri di opere articolate della colonia romana. Di fronte a questa brutale manumissione iniziavano gli scavi condotti da Mario Torelli con Francesca Boitani, grazie ad un contributo cospicuo del Ministero della Pubblica Istruzione. Indagini che riportarono alla luce le notevoli vestigia della colonia romana di Gravisca, dedotta nel 181 a.C. da Caio Calpurnio Pisone, Publio Claudio Pulcro e Claudio Terenzio Istra, probabilmente in parte nell'area dell'abitato etrusco, oramai abbandonato dopo la conquista del territorio di Tarquinia nel 281 a.C. da parte di Quinto Marcio Filippo. Le campagne di scavo
hanno indagato soltanto una minima parte della superficie del castrum, il cui impianto doveva svilupparci nella zona oggi in parte occupata dalla moderna urbanizzazione. Secondo Mario Torelli sarebbe stato identificato solo l'angolo sudorientale delle mura di cinta della colonia. Al di fuori di esse le emergenze monumentali si dispongono sulla base di una rete viaria di limitante insule. A sud-est della colonia si dispiegava un'area di necropoli con sepolture affosse alla Cappuccina, oltre a due sepolcri in laterizio con arcosoli, secondo il modello dei mausolei familiari di secondo e terzo secolo d.C. Procedendo verso sud-ovest, furono inoltre portate alla luce le vestigia di alcune domus, tra cui una sontuosa dimora tardo-antica e più ad ovest una villa extraurbana esplorata a più riprese. Alla descrizione di queste campagne di scavo e alla pubblicazione di alcuni manufatti più rilevanti tra quelli rinvenuti è dedicato il resoconto pubblicato in Notizie Scavi dell'Antichità del 1971, realizzato da Mario Torelli insieme a Francesca Vitali, Trom Rasmussen, Giovanni Lillio, Gravisca scavi nella città etrusca e romana, le cui conclusioni in parte il Torelli ha rivisto nel 2006 nell'articolo Due ritratti greci, una villa marittima e le coste di Gravisca, pubblicati negli atti del convegno curato da Maria Bonghi Iovino, Tarquinia e le civiltà del Mediterraneo. Proprio durante la campagna di scavo del 1970, la realizzazione di un saggio di verifica a sud della colonia romana portò alla luce un deposito di 885 lucerne, iscrizioni greche ad era ed un irrilevante deposito di materiale greco arcaico, eccezionale premessa alla scoperta di un edificio sacro, l'edificio Beta, che per le iscrizioni rinvenute si indicò inizialmente dedicato a Era Uni, mentre oggi possiamo attribuire con verosimile certezza a Suri Apollo. Da allora gli scavi si sono prodotti fino al 1979 e hanno permesso di individuare i vari sacelli sorti nel settore meridionale dell'area sacra a partire dall'età arcaica. Al resoconto di questi scavi, Mario Torelli si è dedicato a partire dal 1970 con la voce Gravisca dei supplementi dell'Enciclopedia dell'Arte Antica e nel 1971 con un articolo in Parole del Passato dal titolo Il Santuario di Era Gravisca. Sempre in Parole del Passato pubblica un contributo più esteso nel 1977, Il Santuario Greco di Gravisca, in cui alle ricerche di topografia si affiancano considerazioni di carattere più specificatamente storico ed economico-sociale, oltre che religioso sulla natura emporica del complesso graviscano inserito nelle più ampie dinamiche del commercio greco-arcaico. Questi temi sono poi ripresi in Parole del Passato dell'82 con l'articolo per la definizione del commercio greco orientale il caso Gravisca, in cui si analizzano i dati desumibili dalle importazioni dell'iscrizione. La scoperta del santuario emporico ha indubbiamente rappresentato una tappa fondamentale nello studio delle dinamiche economiche che hanno animato gli scambi commerciali nel Tirreno in età arcaica tra mondo greco ed etrusco, e non sorprende l'ormai costante riferimento a questo sito ogni qualvolta si intendono affrontare siffatte tematiche. Mario Torelli vi è tornato in più contributi, arricchiti di volta in volta di nuovi dati, sottolineando in più riprese l'assoluta corrispondenza di quanto emerso a Gravisca con quanto attestato dalle fonti letterarie per la fondazione di Naucratis in Egitto. Sicuramente un'importante serie di informazioni sono giunte dai nuovi scavi e dalla scoperta di decine di officine metallurgiche attive dal secondo venticinquennio del VI secolo a.C. alla fine del santuario emporico nel 480 a.C. Da queste scoperte ne sono scaturite una serie di considerazioni non solo di natura strettamente economica, ideologica o legate all'archeologia della produzione, ma anche importanti per ricostruire l'identità dei protagonisti della vita quotidiana dell'Emporion, cercando così di delineare la fisionomia sociale dei frequentatori, sia greci che etruschi dell'area sacra. Come detto, la prima serie di campagne di scavo si è protratta fino al 1979, portando alla luce una serie di fasi monumentali dal 590 fino alla fine del IV secolo a.C., documentando infine gli ultimi fuochi di una povera devozione che si svolgono dalla metà del III secolo a.C. fino alla fondazione della colonia romana nel 181 a.C. Successivamente si è proceduto allo studio della gran massa dei materiali reperiti, lavoro che si è concretizzato a partire dal 1993 con la pubblicazione dei 14 volumi editi nella collana Gravisca Scavi nel Santuario Greco, diretta da Mario Torelli, pubblicati con l'editore Edipulnia di Bari.
Gli ultimi due volumi, dedicati il primo alle anfore da trasporto ed importazione locale, scritto dal sottoscritto in collaborazione con Andrea Di Miceli, il secondo, gli ex voto, di cui è autrice Camilla Manna, sono editi, sono stati pubblicati nel 2019 nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo Santuari antichi di area etrusco-laziale, interferenze religiose e culturali, coordinato da Mario Torelli, l'Accademia Nazionale dei Lincei, con i fondi messi a disposizione dalla Fondazione Internazionale Balzan. Dal 1994, inoltre, le indagini archeologiche realizzate ad una cinquantina di metri a nord-ovest dell'area scavata negli anni 70, sta riportando alla luce nuove aree sacre, sorte questa volta per iniziativa etrusca, ma i cui spazi ben presto diventarono il punto di riferimento anche per una corrente di origine siceliota che appare attiva a Gravisca almeno fino all'ultimo ventennio del V secolo a.C. Quest'area, già definita nei suoi limiti alla metà del VI secolo a.C. attorno a due scarai, viene monumentalizzata intorno al 520 a.C. con la messa in opera di due ampi recinti sacri pavimentati con lastre di macqua e incentrati su due grandi altari dedicati a Suri e a Cavata, riletti nell'interpretazio greca come Apollo con valenze infere e Persefone. Le nuove campagne di scavo da me dirette dal 2006, oggi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con il Centro d'Eccellenza SMART, sempre dell'Università degli Studi di Perugia, stanno riportando alla luce l'area di impianti legati al porto, costituiti dal complesso di due neoria, con i relativi scivoli per l'alaggio delle imbarcazioni, che si aprivano ad ovest verso un'insenatura del litorale tarquiniese utilizzata come porto interno. A questo nuovo assetto fa riferimento Mario Torelli nel suo ultimo articolo, il 25esimo, dedicato a Gravisca, pubblicato postumo alla fine del 2020 nel volume di scritti in onore di Paolo Scarfi, curato da Cremonesi, Ferrari e Zago. In questo contributo, dal titolo Adone a Gravisca, Adone ad Atene, Mario Torelli tornava sulle feste di Adone, un'altra sua rilevante scoperta, di cui andava fiero, i cui risultati aveva presentato per la prima volta in un importante colloquio organizzato nel 1992 al Museo del Louvre. Queste, raccontate nel tempo di un lampo, sono state dunque le indagini svolte in più di mezzo secolo a Gravisca da Mario Torelli. Oltre agli aspetti più propriamente scientifici, ci sono poi i ricordi personali, che sono tali e tali rimarranno. Fatta eccezione per una personale considerazione con cui desidero terminare questo intervento. Quanto mi mancherà alla ripresa della campagna di scavo a Gravisca dopo due anni di fermo a causa del Covid, concludere una giornata di scavo senza ricevere alla fine dei lavori quella consueta telefonata che iniziava così. Caro Lucio, allora, novità? Grazie. Simonetta Angiolillo, come leggete, il settennato felice nel quale ho insegnato a Cagliari. Così Mario Torelli definisce quegli anni, ricordando in un articolo uscito postumo Paolo Bernardini, suo allievo cagliaritano. Nell'ottobre del 1969 era arrivato come professore aggregato di archeologia e storia dell'arte greca e romana in una facoltà nella quale le discipline archeologiche insegnate erano solo antichità sarda e paleontologia con Giovanni Lilliu e archeologia fenicio-punica con Ferruccio Barreca, che era anche il soprintendente, oltre naturalmente all'archeologia greca e romana. Quest'ultima era decisamente la Cenerentola. Per l'area archeologica c'erano in istituto due assistenti e vari borsisti, ma nessuno per il settore classico, o per meglio dire, archeologia e storia dell'arte greca e romana disponeva di un posto di assistente che però non era stato mai coperto. Torelli si diede subito da fare per ampliare l'organico e l'offerta didattica. Nello stesso anno accademico 69-70 chiamò me, che ero risultata idonea in un concorso per assistenti a Genova, e negli anni successivi riuscì a ottenere varie borse di studio. Tra coloro che ne beneficiarono
in massima parte allievi cagliaritani, ci fu anche Carlo Tronchetti, che non era un suo allievo, aveva studiato a Pisa, e al quale, una volta vinta la borsa di studio, Torelli aveva chiarito, come del resto aveva già fatto anche con me, che lavorare a Cagliari significava trasferirsi a Cagliari, cosa che puntualmente facemmo entrambi, continuando poi la nostra carriera nell'isola, io all'università e Tronchetti in soprintendenza. Non si era trattato da parte di Mario di un'imposizione da barone. Erano anni in cui molti docenti pendolavano dal continente, talvolta con un tasso di presenza in facoltà piuttosto basso, cosa che suscitava diversi malumori. E in questo modo Mario voleva giustamente dare un segno di attenzione e di considerazione nei confronti dell'Ateneo e degli studenti. Dal 1970-71 poi sdoppiò la materia, mantenendo per sé l'arte greca e chiamando Fausto Zevi sulla romana. Successivamente ottenne che si attivasse l'insegnamento di archeologia cristiana, che fu coperto per incarico dallo stesso Mario fino al 76, poi da Giovanni Lilliu e dopo da me fino all'arrivo di Letizia Paniermini. Quando dunque Torelli si trasferì a Perugia, la situazione che lasciava era molto diversa da quella di soli 7 anni prima. La sua presenza a Cagliari produsse un'incredibile serie di sconvolgimenti. Quella che fino a quel momento era stata la materia meno dotata di appeal per gli studenti, l'archeologia romana, che per lo più era considerata la disciplina che racconta la storia degli oppressori e quindi per niente amata, con l'arrivo di Torelli cominciò a richiamare un numero sempre maggiore di allievi. Li conquistava con la sua personalità poliedrica, con la sua convinzione che il mondo antico è uno solo, con la competenza con cui poteva trattare di storia e cultura etrusca, greca e romana. Erano affascinati dal suo insegnamento, che stimolava e catturava l'attenzione con approfondimenti, interpretazioni nuove, con un approccio non estetico ma storico, con suggestioni incredibili, come quando aveva confrontato il carattere scenografico del santuario di Palestrina in una lezione con quello della casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright, con la ricchezza delle prospettive attraverso le quali esaminava monumenti e problematiche mediante un'indagine storico-epigrafica, iconologica, antropologica, analizzando gli aspetti ideologici, economici, sociali e storico-religiosi. Insieme alle lezioni c'erano i seminari, molto impegnativi ma altrettanto apprezzati. 2 in particolare sono rimasti indimenticabili. Nel primo, dedicato all'isola di Delos, Torelli aveva conquistato tutti ipotizzando che l'agorà degli italiani fosse la sede del mercato degli schiavi. L'idea, sviluppata poi e pubblicata da Maria Grazia Cocco, un'allieva partecipante al seminario, ha dato origine a un ampio dibattito durato fino a oggi. L'altro era dedicato alle biblioteche nel mondo antico ed era un seminario interdisciplinare con la partecipazione di filologi, storici e filosofi, caratteristica allora estremamente innovativa. Poi c'erano i viaggi di istruzione e c'era lo scavo nel santuario di Gravisca, entrambe esperienze molto amate dagli studenti che oltretutto in questo modo uscivano spesso per la prima volta dall'isola ed entravano in contatto con nuovi aspetti del patrimonio archeologico italiano. A questo proposito, nel 2009, in un editoriale su Ostraca, Torelli scriveva: «Tra il 1970 e il 79 sono stati quasi 150 gli allievi sardi presenti sul campo di Gravisca e nel museo di Tarquinia per lavori di tesi, come documentano i primi volumi del catalogo di quel museo pubblicati da Giorgio Bruckschneider. Studenti che in genere dovevano sobbarcarsi il costo, non proprio lievissimo, del viaggio marittimo e talora anche del soggiorno». Ma non furono solo gli studenti di archeologia a essere incantati dalla figura carismatica di Mario Torelli, che da un lato li affascinava con le sue brillanti ipotesi, le sue attente ricostruzioni storiche, la sua appassionata partecipazione alla società contemporanea in tutti i suoi aspetti, politico, culturale, sociale. Dall'altro, nelle numerose occasioni conviviali, li conquistava definitivamente con la sua socievolezza, con la mancanza di formalità, con una conversazione sempre vivace e spiritosa che spesso si alternava a momenti di approfondimento e di discussione, con la sua assoluta disponibilità e generosità. Suoi allievi
Furono dunque anche storici e filologi Luigi Leorini, Attilio Mastino, Patrizia Mureddu, Gianfranco Nieddu, Raimondo Zucca e anche tra gli studenti archeologi non pochi, considerando i soli 7 anni di permanenza di Torelli a Cagliari, dopo la laurea hanno scelto di svolgere la loro attività nel campo dell'archeologia: Paolo Bernardini, Anna Maria Comella, Caterina Lilliu, Dorica Manconi, Donatella Mureddu, Giuseppe Nieddu, che si era laureato però con te, mi sembra, Giuseppe Nieddu, vero? Anche Caterina Lilliu. Queste un po' mi si confondono le Giampiero Piano, Grete Stefani. Gli anni durante i quali Torelli fu a Cagliari erano anni speciali, così lui stesso ne parla nell'editoriale citato sopra. Quelli del mio insegnamento cagliaritano sono stati anni irripetibili, in cui ho trovato un'eccezionale sintonia con gli allievi, ma anche un contatto esaltante con quasi tutti i colleghi, con quelli sardi e con i continentali, compagni di serate bellissime in una sorta di vita di guarnigione di tutti quei professori pendolari. Mi piace ricordare qui i nomi di alcuni dei protagonisti di quelle serate, che cito rigorosamente in ordine alfabetico, senza alcuna pretesa di completezza. Tra i continentali, Annan Fossi, Mario Baratto, Alberto Mario Cirese, Giorgio Cusatelli, Guido Davico Bonino, Giancarlo Fasano, Enzo Degani, Clara Gallini, Corrado Maltese, Marisa Volpi Orlandini, Paolo e Anna Ramat, Luigi Rosiello, Pietro Rossi, Gregorio Serrao, Paolo Spriano, accanto a quelli di non pochi isolani come Nanni Pirodda, Alessandro Magia o Giulio Angioni. Tutte personalità che nei diversi settori di competenza hanno dato un'impronta alla cultura italiana degli anni 70 e 80. Credo che fosse difficile, continua Mario, trovare in una sola università tanti intellettuali di quel livello. Da cosa trovava facile spiegazione? Nel fatto che Cagliari era per le carriere accademiche quello che il vigentivirato rappresentava per il cursus senatorio romano. E tra gli isolani poi c'era anche Giovanni Lilliu, che Mario non cita, ma al quale poi fu legato da una grande amicizia. L'arrivo di Mario a Cagliari, oltre a modificare, come si è visto, il quadro degli insegnamenti dell'orientamento classico, incise profondamente sulla ricerca archeologica in Sardegna. L'isola aveva ripetutamente accolto come prima sede prestigiosi archeologi, tutti classicisti. Negli anni si erano succeduti all'università e alla soprintendenza Ranuccio Bianchi Bandinelli, Doro Levi, Paolino Mingazzini, Massimo Pallottino, Gennaro Pesce. Grandi personalità che avevano lasciato tracce del loro passaggio per gli interventi sul terreno: Doro Levi per gli scavi della necropoli di Olbia, Mingazzini per il Teatro Tempio di Via Malta a Cagliari, Pallottino per gli scavi a Porto Torres, Pesce per quelli a Nora, Bitia e Tarros. Nessuno però aveva creato una scuola. E anche per quanto riguarda le pubblicazioni, nell'anno di 40 anni, quelle di interesse romano si possono contare sulle dita di una mano. Levi aveva studiato l'anfiteatro di Cagliari, l'ipogeo di San Salvatore a Cabras, la necropoli di Olbia. Mingazzini aveva pubblicato lo scavo del Teatro Tempio, mentre a Pesce, che si era fermato a Cagliari per un periodo più consistente, si devono lavori di più ampio respiro come il volume sui sarcofagi romani della Sardegna e le guide di Nora e di Tarros. Dunque, la Sardegna aveva conosciuto sì grandi maestri che però, anche per la brevità del loro soggiorno, non avevano creato una scuola e non avevano fatto progredire di molto gli studi sulla fase romana dell'isola. Anche in questo caso, con Torelli le cose cambiano. Assegna tesi sulla Sardegna e spinge studenti e collaboratori a pubblicare. Ricordo alcuni articoli di Maria Antonietta Minutola, sua borsista, tra cui uno dedicato agli originali greci provenienti dal Tempio di Antas, e ricordo la guida archeologica della Sardegna di Dorica Manconi e Giampiero Piano. La ripresa delle ricerche sulla Sardegna romana comincia quindi nei primi anni 70 e gli studi diventano sempre più numerosi a partire dal decennio successivo. Lo stesso Torelli iniziò allora a coltivare un interesse per la Sardegna che lo ha poi accompagnato per tutta la vita, dalla prima pubblicazione su Feronia, l'attuale Posada, in cui riconosce un tentativo di colonizzazione da parte della plebe romana, fino ai recentissimi contributi sulla statua del Sardus Pater a Delfi e su un frammento delle statue di culto, entrambi nel volume
citato prima da Fausto, sul Tempio di Antas, da lui stesso promosso per l'Accademia dei Lincei. E sempre all'Accademia dei Lincei, nel 2015, aveva promosso anche una giornata di studi sugli scavi di Monteprama. Quello che ha legato Torelli alla Sardegna è stato un rapporto molto intenso. A Mare non è mai venuto a mancare l'interesse nei confronti di questa terra dai caratteri così peculiari e nell'ultima dimostrazione l'iniziativa di dedicare un volume appunto al Tempio di Antas. Ha continuato a collaborare con le università sarde e a frequentare l'isola per il dottorato in archeologia che vedeva impegnati insieme ai due Atenei di Perugia e di Cagliari, per le lezioni che teneva nella scuola di specializzazione di Sassari, per convegni e conferenze. E non è casuale che due allievi perugini di Mario e del nostro dottorato, Marco Giuman e Chiara Pilo, siano ora a Cagliari, l'uno professore all'università e l'altra in soprintendenza. E poi c'era un profondo affetto che lo legava ad allievi e amici, che non ha mai perso di vista, continuando a seguirne anche da lontano le ricerche, la carriera e la vita. E gli allievi e gli amici questo affetto hanno ricambiato fortemente, insieme a un grande senso di gratitudine per il suo insegnamento e per la sua amicizia. Per quanto mi riguarda, l'incontro con Mario ha rivoluzionato la mia vita. Ero ad Atene, borsista alla scuola, quando, senza che ci conoscessimo, mi chiamò per propormi di andare a Cagliari a ricoprire quel famoso posto vacante di assistente, con l'impegno però che mi trasferissi. E da quel momento è cambiato tutto, innanzitutto i miei studi, che fino allora si erano indirizzati principalmente al mondo greco e microasiatico, ma che una volta arrivata a Cagliari si reindirizzarono in gran parte sulla Sardegna, e poi anche la vita privata cambiò radicalmente legandomi in maniera definitiva a Cagliari. Di tutto questo, della sua amicizia e della generosità con cui era sempre pronto a esaminare e discutere i lavori che stavo facendo, credo di non aver mai ringraziato Mario abbastanza. All'interno della bibliografia di Mario Torelli, una nicchia definita comprende scritti sull'Italia meridionale e la Sicilia. Di queste regioni del nostro paese vengono in quelle opere trattate amplissime escursioni temporali e tematiche. Abbiamo opere generali ed altre di minuzioso specialismo, rivolte alla popolazione indigena, così come alla particolarità di epoca romana imperiale, e fino all'analisi sull'attività di un erudito antiquario lucano dell'Ottocento. In maniera non diversa che in altre regioni del mondo antico, Torelli, anche nell'Italia meridionale, identificava argomenti e problemi. Ciò gli è stato possibile grazie alla sua illimitata conoscenza delle fonti letterarie antiche, dei principi giuridici della sapienza romana, delle forme materiali proprie di diacronia assai allargata, della bibliografia più o meno recente, ma principalmente grazie alla sua curiosità intellettuale e alla sua abilità nel cogliere nessi nascosti agli occhi dei più, portate fruttuosamente a buon fine dall'esercizio di un metodo rigoroso, che è quella qualità che Capogrossi aveva definito fantasia. La dettagliata guida archeologica della Sicilia, scritta insieme a Filippo Corelli, costituisce un prezioso compagno di viaggio, non solo nella costruzione di itinerari e di visite, ma anche per offrire un inquadramento storico delle singole antichità e delle specifiche aree archeologiche. Nella biblioteca di archeologia da lui diretta, che ha citato professor Fiorini, sono edite trattazioni sulle culture antiche documentate in tutte le regioni meridionali del paese. Ma prima di queste realizzazioni è da ricordare il saggio su Greci e indigeni in Magna Grecia, ideologia religiosa e rapporti di classe del 1977. La conoscenza posseduta da Torelli di quanto al momento noto all'interno di un'ampia diacronia e di un esteso panorama territoriale viene utilizzata
in funzione dello strumento euristico esemplato su un metodo che si rifà alla dottrina marxista delle classi sociali in reciproca contrapposizione. La legittimità per adoperare tale metodo dipende dal riconoscimento di un differente livello di complessità sociale fra greci e indigeni. Oggi, dopo più di 40 anni ricchi di nuove scoperte archeologiche, possiamo continuare ad affidarci a quello stesso strumento euristico utilizzato da Torelli? Non esiste nulla di più fideistico di una ideologia. E anche se quella marxista non gode oggi del favore di un tempo, comunque non potrà negarsi che le classi sociali continuano a rimanere tali, alimentando un contrasto continuo. Non ne mancano anche all'interno delle società occidentali, europee e statunitensi, dalle banlieue di Parigi all'assalto a Capitol Hill. Seppur schematico, quanto appena detto motiva l'attualità dello strumento ermeneutico allora adoperato da Torelli e quindi l'ideologia di riferimento. Un consistente filone di ricerca sull'onda del postcolonialismo si è rivolto a rivalutare il mondo indigeno della Magna Grecia, così che sarebbe stato, secondo questi studiosi, grazie agli indigeni clectiseis greche si sono potute sviluppare nelle poleis, delle quali i resti monumentali testimoniano la ricchezza. Non è chiaro, tuttavia, il motivo che ha spinto gli indigeni, se erano così tanto strutturati come ritengono quei ricercatori, ad abbandonare nel giro di un paio di generazioni i propri costumi, le proprie produzioni, la propria lingua, i propri abitati a favore degli invasori stranieri. Se il saggio fin qui commentato è esemplare per documentare la strutturazione interpretativa utilizzata da Torelli, quello su Dafes, una sconosciuta dea daunia del 2008, lo è per altri aspetti. Come punto di partenza della ricerca viene utilizzata un'iscrizione latina di età medio-imperiale. Ai precedenti edizioni e commento di questa, Torelli aggiunge sia più pertinenti e complete integrazioni, bagaglio del suo mai dimenticato strumentario di epigrafista, sia un ben più ampio e convincente commento. L'onnivora consuetudine alla lettura e la già rilevata abilità nell'individuare rapporti tra informazioni apparentemente lontane fra loro sono state qui utilizzate nel recuperare il teonimo di una divinità daunia fino ad allora sconosciuto. L'attenzione di Torelli allo studio delle divinità venerate nelle poleis di Magna Grecia ci ha lasciato numerosi saggi. Eraclea Minoa con Afaia e le altre, Metaponto con le Pretidi e Artemide Emera, Rossano di Vaglio e il suo santuario, Poseidonia con Adone e ancora con Artemide Emera, ci restituiscono un panorama variegato del quale Torelli articola argomentazioni approfondite e innovative. E a questi si aggiungono saggi specifici come quelli sull'anatema offerto alla Maloforos da Teillos e altri più ampi come quello sui culti della Calabria antica. Torelli ha tratto dalle analisi dell'aspetto religioso e del mito informazioni preziose su diverse componenti socioculturali. E a questo proposito non si può dimenticare la sofisticata ricostruzione del programma figurativo delle metope delle Raion al Sele, compiuto insieme a Concetta Masseria. In questo campo non possiamo non citare le analisi compiute sui culti di Locre e Bizzefiri e su quello di Afrodite Urania, Venere e Iovia di Poseidonia Pestum. Per il primo argomento, in sintonia con Domenico Musti, la società e la prassi religiosa della Fondazione Locresi acquistano un ricco e sfaccettato spessore, al quale si aggiunge la più recente e completa lettura delle iconografie documentate nei Pinakes della Mannella, riordinate e commentate in base alla recente analisi di Elisa Marroni.
Per Pestum la continuità del culto di Afrodite Venere viene documentata dallo scavo del relativo santuario extramuraneo riportato alla luce in collaborazione con John Pedley. È istruttivo osservare la differenza tra il modo di affrontare questa consistenza archeologica da parte dell'equipe statunitense e da parte di Mario Torelli. Oltre ad una minuziosa relazione sui modi e sui risultati degli scavi, gli statunitensi pubblicano i ritrovamenti divisi per classi di produzione. Torelli invece affonda sui modi, le trasformazioni e le continuità del culto che ha dato motivo alla costruzione del santuario e al suo perdurare fino alla piena epoca romana. Ciò non significa che Torelli sia disinteressato alla curata sistemazione critica dei reperti di scavo. Anzi, è proprio l'articolata presentazione di essi che sostanzia il manuale sulla Magna Grecia e la Sicilia utilizzato nella sua lunga attività didattica, prima a Cagliari e poi a Perugia, ricco di preziose notazioni, come ad esempio la proposta circa l'originaria collocazione del cosiddetto giovane di Mozia. E la Sicilia ha costituito uno dei luoghi dell'anime, per così dire, per molte ragioni, del nostro. Tornando alla Afrodite Urania di Posidonia, Torelli ne illustra ampiamente il culto che comprendeva prestazioni sessuali da parte degli addetti. L'argomento non è nuovo nella produzione di Torelli, in quanto lo stesso aspetto era stato da lui approfonditamente esplorato e argomentato a proposito di Locri e dell'edificio noto come Stoa Adù, eretta all'esterno delle mura. L'interpretazione che Torelli ne offre si basa sulla presenza sia in numerosi bodroi posti nel cortile compreso tra le due ali dell'edificio, sia in rapporto all'intera estensione di questo, di terracotte raffiguranti recumbenti. In questi è agevole riconoscere partecipanti a simposi, durante i quali erano abituali presenze di etere anche come suonatrici di strumenti musicali. L'attività sessuale veniva quindi compresa all'interno del simposio, al quale si dava un significato cultuale. Rifiutare una simile lettura, come molti hanno fatto e continuano a fare, non depone a favore della conoscenza dei costumi greci di età arcaica e classica. Questa incursione nelle abitudini sessuali antiche ha formato intorno a Torelli un'aura di dissacratore che si univa alle contrapposizioni accademiche, sempre vive ed accese, anche riguardo alle sedi universitarie dell'Italia meridionale, ma non solo. Il suo atteggiamento anticonformista lo rese caro ai giovani che sentivano in maniera più o meno confusa l'urgenza di uno svecchiamento della disciplina. E le ricerche condotte da Torelli perseguivano anche un obiettivo del genere. A quelle relative ai culti lucresi si aggiunsero quelle rivolte ad Adone, da Gravisca a Posidonia e ancora a Locri. Il ritornare su argomenti del genere indica come Torelli continuasse ad approfondire la sua ricerca in campi che gli permettevano di gettare fasci di luce negli angoli più oscuri delle società antiche. In quegli angoli si nascondevano per lo più le donne, considerate socialmente subordinate. Subordinate di certo, ma altrimenti essenziali al benessere e alla continuazione della società. E da qui l'interesse mostrato da Torelli ai riti di passaggio e agli accordi matrimoniali. Tutti argomenti che traenivano ampia evidenza dalla consistenza archeologica delle regioni meridionali, pur non mancandone in quelle centrali del paese. Alla totalizzante distribuzione della documentazione epigrafica latina si devono le peregrinazioni di un giovane Torelli, principalmente in Basilicata, nella quale l'aveva indirizzata a Tilio De Grassi allo scopo di raccogliere materiali per l'aggiornamento del decimo volume del CIL. Da questo impegno derivano linee importanti delle sue future ricerche, che si concretizzano oltre che in singoli contributi, come quello ad esempio su Genusia, svolto insieme a Concetta Masseria, nella densa introduzione al catalogo della mostra venosina del 1992, intitolata da Leucania a Lucania. Analoga impostazione, ma di raggio geografico più ampio, anche se
di ridotta diacronia, e un secondo saggio, intitolato La geografia delle oinotrie, apparso nel catalogo della mostra di Policoro del 96, è stato poi aggiornato in occasione dei seminari napoletani sul mondo degli enotri 5 anni più tardi. Ancora alla Basilicata è legata una non secondaria attività di Torelli. Si tratta dell'unico scavo personalmente da lui compiuto in Italia meridionale. Con quel giovanile scavo Torelli riportò in luce quanto rimaneva nella propria originaria collocazione dei cippi iscritti che guidavano l'augurio nel trarre auspici osservati dal suo auguraculum. Ponendo a base i 3 cippi ancora in siti, residui da questo scasso per costruire una scuola elementare a Banzi, Torelli propose una convincente ricostruzione della posizione di tutti gli altri cippi che erano stati appunto in precedenza divelti. L'identificazione di questa area cultuale è dovuta al caso, ma l'intervento di Torelli e la ricomposizione del contesto originario che ne ha portato a termine si debbono ad una precisa e determinata volontà, che ha permesso di conoscere l'unico templo maugurale ad oggi materialmente, anche se parzialmente, conservatosi. A Venosa il locale museo archeologico è stato intitolato a Mario Torelli. In questi territori dagli incerti limiti, partecipi di diversi influssi, di complessa cultura, Torelli ha messo a frutto il suo sapere, il suo metodo, la sua curiosità di conoscere e di distinguere e la sua perseveranza. E ne ha largamente fatto parte a tutti coloro che hanno avuto interesse ad ascoltarlo e a trarre profitto dal suo sapere. Quanto ha saputo farci conoscere delle antiche società di Magna Grecia e di Sicilia ha rappresentato un generale avanzamento della disciplina antichistica. I suoi studi, con quelli di Ettore Lepore, di Alfonso Mele, di Georges Vallée, di Domenico Musti, segnano positivamente la generazione attiva dal periodo del secondo dopoguerra che non si è posta limiti nella ricerca. La prospettiva si è allargata alle culture orientali, come nella coinvolgente proposta di identificazione delle originarie funzioni del trono Ludovisi, ricondotto ad attrezzo cultuale del Tempio di Venere ad Erice. All'interno di questo interconnesso mondo mediterraneo, la Magna Grecia e la Sicilia di Mario Torelli occupano una posizione di prestigio. Se ricca è la loro documentazione archeologica e storica, la lettura che ne ha dato Mario Torelli ne ha sottolineato aspetti e particolarità. Non sarà facile ampliare i limiti da lui raggiunti, come da saggio maestro egli avrebbe voluto facciano i suoi discepoli. Vorrei ancora invitare i relatori successivi, che sono Francesco Marcattili e Stefano Tortorella, e subito dopo di loro Filippo Quarelli e Antonio Sgamellotti, che concluderanno questa nostra segnatura. Buonasera. Ringrazio anch'io il Presidente Antonelli, il Professor Zevi per l'invito che mi permette di ricordare il Maestro Torelli in un luogo a lui particolarmente caro. Ogni volta che sentivo Mario annunciare un'imminente trasferta romana per presenziare alle sedute di questa Accademia, percepivo sempre le sue parole gioia sincera e soddisfazione. La missione e le attività di questa istituzione e la periodica relazione con amici e colleghi hanno contribuito ad alimentare fino agli ultimi giorni la sua passione per lo studio e la ricerca. Una passione per lui vitale, come tutti sappiamo, che appagava Mario come nient'altro. Ora, tra questi suoi amici lincei ci sono altri maestri che per esperienza diretta potrebbero testimoniare assai meglio di me i precoci interessi di Mario per le archeologie del Latium Vetus, che è l'argomento principale di questo mio breve intervento. Perché Quarelli, la regina, Zevi hanno condiviso con Mario le lezioni universitarie e di vita, direi, di Ranuccio Bianchi Bandinelli e di Attilio De Grassi, le sue prime attività sul campo in contesti dell'attuale Lazio
come Subiaco e Trebula Mutuesca, e ancora le felici stagioni dell'Enciclopedia dell'Arte Antica e dei Dialoghi di Archeologia. Scorrendo l'interminabile elenco delle pubblicazioni di Torelli, tra i primissimi contributi dati alle stampe compaiono subito saggi di epigrafia laziale su iscrizioni inedite di Trebula Mutuesca, appunto, e sull'iscrizione della coppa in argento della tomba Bernardini di Palestrina, pubblicato quest'ultimo proprio nel numero inaugurale dei dialoghi. Ma tra i primi lavori sulle antichità laziali non si possono non ricordare anche gli articoli sul donario di Fulvio Flacco nell'area sacra di Sant'Omobono e in collaborazione con Adriano la Regina su due sorte preromane. A quattro mani con Fausto Zevi invece Mario scrisse negli stessi anni la voce per l'Enciclopedia dell'Arte Antica sui monumenti del suburbio di Roma, voce che seguiva un primissimo lemma già redatto per quel magnum opus nel 1961 e questo lemma era appunto laziale civiltà. Leggendo le righe iniziali di questo contributo di sintesi si percepisce subito il disagio di quel giovane ma già autorevolissimo antichista. Disagio dovuto certo ai limiti di battute che la redazione dell'enciclopedia aveva imposto, ma soprattutto ai limiti ben più frustranti che Mario nitidamente percepiva nel panorama degli studi. Ed erano i limiti metodologici delle ricerche che fino ad allora avevano interessato la protostoria del Lazio e le relative cronologie. Nell'incipit di questo breve testo enciclopedico, nel quale Torelli non manca di accennare alle connessioni della civiltà laziale con la cultura villanoviana, leggiamo due frasi che risultano programmatiche. Cito: «È necessario ricordare come tutte queste valutazioni siano strettamente connesse con il problema delle origini di Roma, per il quale si può e si deve tener conto di numerosissimi e contrastanti dati fornitici dalla tradizione, dalla ricerca archeologica e topografica, dalla linguistica e dalla storia delle religioni». E ancora: «Non è forse opportuno dare a tali constatazioni valori di schemi o di nette suddivisioni, se non si vuol rischiare di alterare la salda continuità storica che sorregge tutto lo sviluppo della civiltà laziale». Nel 1961, dunque un anno dopo la laurea discussa sotto la guida di Massimo Pallottino, Torelli già intravedeva una serie di nuove prospettive che avrebbe poi perseguito in tutte le sue ricerche sull'Italia tirrenica, ma non solo. Le potenzialità cioè di un approccio globale che insieme all'archeologia doveva coinvolgere più discipline e la critica neppure troppo velata verso rigidi e sterili suddivisioni specialistiche che nella sua visione minavano l'interpretazione organica dei fenomeni culturali e la piena comprensione della continuità storica. Continuità che più tardi, riferendosi ai relitti delle comunità protolatine e protoetrusche, avrebbe definito forza della tradizione o difesa strenua di un'identità. Scriverà successivamente, riflettendo sugli sviluppi dell'arte romana: «Questa continuità è essenzialmente forza, non dell'insediamento sociale di un artigianato artistico, ma di una tradizione politico-culturale che è riuscita ad attraversare i secoli, riproponendosi al suo pubblico di continuo con allegorie, simboli e stereotipi narrativi a volte vecchi di centinaia di anni, ma sempre efficaci per le finalità loro attribuite, eminentemente ideologiche e propagandistiche». Torelli, del resto, aveva compreso precocemente, in un'ottica culturale, la permeabilità di una barriera fisica come il Tevere e l'evanescenza per l'intero territorio italico di confini territoriali troppo rigidi e definiti. Non si potevano comprendere fenomeni, fatti, persone, produzioni di Roma e del Lazio senza guardare all'Etruria e all'Italia, così come non si poteva capire fino in fondo l'Etruria senza guardare a Roma, al Lazio e all'Italia stessa. Penso, per fare un solo esempio, alla pratica dell'auspicio e dalla tradizione del templo augurale, che comprendiamo compiutamente solo tenendo conto della dimensione panitalica dell'istituto. E la scoperta di Gravisca, che egli definiva il turning point della sua vita scientifica, incluse in questo quadro già ampio e complesso la Grecia, i cui monumenti e contesti Mario non ha mancato di indagare con acume anche per le fasi romane. È anche per questo approccio olistico delle sue indagini che tanti articoli scritti da Mario uniscono nel titolo Roma ed Etruria, Lazio e Roma, Etruria e Lazio, Etruria, Italia e Roma. E sono titoli nei quali troviamo altri termini o keywords, come si preferisce dire oggi, particolarmente eloquenti per comprendere alcune delle sue prospettive di ricerca.
ellenizzazione, romanizzazione, colonizzazione, continuità, discontinuità, integrazione, interferenze, incontro, conflitti, frontiera. Potrei dire con altre parole che involontariamente compongono quasi uno scioglilingua come egli abbia indagato come nessun altro gli Etruschi di Roma, i Romani d'Etruria ed i Romani di Grecia. Senza dimenticare i vari contributi dedicati ai greci di ogni classe che attraccavano sulle coste dell'Italia tirrenica, da Enea a De Marato fino ai duloi e alle prostitute. E dimostro quanto appena detto, ricordando non solo alla sua eccezionale riscoperta degli Elogia, ma proponendovi tra i tanti alcuni titoli della sua vastissima produzione che qui mostro in ordine cronologico e che evidentemente non posso per motivi di tempo commentare. Tenendo sempre ben presenti le suddette premesse di metodo, nel corso degli anni 70 Mario continuava a coltivare i suoi interessi per le emergenze archeologiche del Lazio con la scrittura delle voci Civitavecchia, Lucus Feroni e Tuscania per il supplemento dell'Enciclopedia dell'Arte Antica, con uno studio dal prevalente contenuto epigrafico su Feronia evolusi Saturnini e con molte delle schede di Etruria Roma, che seguivano le ampie introduzioni teoriche di Ranuccio Bianchi Bandinelli sulle produzioni artistiche dell'Italia antica. Era per la protostoria laziale un periodo sicuramente propizio, con grandi scoperte che culminarono nell'inaugurazione della mostra Civiltà del Lazio Primitivo e nel seminario La formazione della città del Lazio, che è del 1977, organizzato grazie al contributo degli Amici dei Dialoghi e poi pubblicato nel 1980. Nel 1975 Mario aveva partecipato ad un'altra importante impresa collettiva, l'edizio del santuario Lavignate delle 13 Arie, curata da Castagnoli, cui contribuì con un saggio sulla statuaria fittile votiva. L'impatto che ebbe su Torelli la straordinaria documentazione archeologica di Lavinio indicherà la strada per la pubblicazione nel 1984 di una delle sue prime monografie, Lavinio e Roma. Questo libro, al quale poté lavorare durante uno stimolante soggiorno americano, fu significativamente dedicato alla memoria di un altro suo maestro degli anni universitari, Angelo Brelic, il cui insegnamento aveva indirizzato la formazione e gli interessi di Torelli anche verso l'antropologia del mondo antico e la storia delle religioni, discipline che, come osservava di recente con sconforto, non hanno attenta udienza nell'archeologia contemporanea italiana. In fondo, nell'introduzione di Lavinia e Roma, Torelli esprime con maggior forza e chiarezza quanto già preconizzato nel 1961. I pochissimi timori di gioventù sono ormai svaniti, ed i toni dell'introduzione metodologica sono perentori. Torelli condanna, cito, l'infausta separazione delle discipline, che rischia di rendere la documentazione di Lavinio muta per la storia e terreno di cultura della classificazione di schiere di tecnici sordi per principio al richiamo di Clio. Propone dunque di attuare una storia archeologica che possa aprire un dibattito con archeologi, sto citando sempre Torelli, storici delle religioni, del diritto e della cultura e con storici tout court. Ancora oggi, a distanza di anni, questo saggio che Mario definiva con modestia un commento storico-antiquario dei dati archeologici, un primo tentativo di integrazione tra archeologia e storia, rappresenta un riferimento imprescindibile per chiunque voglia occuparsi di matrimonio romano, di calendario festivo arcaico, di ellenizzazione del Lazio, di rituali di iniziazione giovanile e di molto altro ancora. Tuttavia, la produzione di Torelli degli anni 80 sulla storia e sull'archeologia del Lazio non si limita certo a quest'unico fondamentale titolo. Chi ha la perseveranza di scorrere ancora la lista delle sue pubblicazioni può verificare come siano di questo periodo tra i molti un contributo su Roma arcaica in onore di Ugo Coli, un saggio dedicato a Pallottino sulle più antiche colonizzazioni etrusche e latine e la partecipazione al primo memorabile convegno dell'Istituto Gramsci su società romane e produzione schiavistica, i cui atti furono curati da Andrea Giardina ed Aldo Schiavone. Ricordando con stima e commosso affetto Domenico Musti, Mario descriveva i primi anni Ottanta come nutriti da un clima di formidabile espansione storico-culturale, che coincisero per la sua carriera con una sensibile crescita segnata da interessi per la storia economica. Quel decennio di studio e ricerca, reso unico e stimolante anche dai tanti viaggi
che fece come ospite delle sedi accademiche più diverse, si chiuse con i saggi pubblicati nella Storia di Roma dell'Einaudi e con la partecipazione ad un convegno dedicato alle antichità di Praeneste. È inoltre del 1989 quella che Mario considerava uno dei grandi onori che la sorte mi ha dato. La collaborazione, cioè, su invito di Arnaldo Momigliano alla Cambridge Ancient History, per cui scrisse nell'ottavo volume il capitolo Archaic Rome Between Latium and Etruria. A partire dagli anni 90 i percorsi ermeneutici relativi al Latium Vetus risultano soprattutto due, peraltro connessi come sempre a doppio filo. Sulla scia di Lavinio a Roma alcuni suoi lavori indagarono divinità, rituali e feste, penso tra gli altri all'articolo sui riti di passaggio maschili in Roma arcaica, alle ricerche dedicate alle figure di Mater Matuta, di Ercole, di Anna Perenna o al ciclo dell'acqua nel calendario romano, numano, fino al contributo intitolato emblematicamente Exterminatio. Ma questa fervida stagione trovò un altro fecondo ed innovativo indirizzo per lo studio delle società etrusche e latine nell'archeologia delle regge, dei fregi figurati fittili, delle rappresentazioni di rango, degli insignia imperi. Tutte espressioni di un immaginario del potere cui Mario ha dedicato nel corso di un ventennio un notevole numero di scritti, molti dei quali confluiti e poi raccolte ben conosciute come il rango, il rito e l'immagine e la forza della tradizione. Se la prima miscellanea fu l'occasione per riaffermare come l'arte trionfale e la rappresentazione storica romana siano l'esito di un conservatorismo unico nella storia occidentale, queste sono parole sue, ovvero, cito sempre Mario, gli ultimi segni di una mentalità che nasce sui colli albani all'inizio dell'età del ferro, la forza della tradizione, edita nella collana Lunganesi da lui diretta, fu l'occasione per ripercorrere nella storia degli studi la questione delle origini di Roma. Il cerchio di questo lungo e proficuo percorso, iniziato già negli anni universitari, si chiude con la scoperta del santuario di Castruminui, che dobbiamo alle fortunate esplorazioni di Francesco Di Mario nel territorio di Ardea. Gli studi e le svariate pubblicazioni di Torelli per questa scoperta, insieme all'organizzazione del convegno Sacra Nominis Latini e delle giornate Lincee sull'archeologia del sacro e l'archeologia del culto, furono per lui, ripeto anche in questo caso parole sue, una meravigliosa avventura intellettuale, ma anche, aggiungo io, un nostalgico e felice ritorno al passato. Al passato di tante sue ricerche sul Lazio, sul dossier delle origini, sulla religione romana, che in questi pochi minuti ho cercato di ripercorrere in maniera sicuramente incompleta. Ho avuto il piacere di accompagnare due volte Mario a visitare gli scavi di Ardea e sono testimone dell'energia e dell'entusiasmo con il quale ogni volta rientrava a Perugia, impaziente di rinchiudersi nel suo studio di Via Bontempi e di sedersi davanti ad un computer per scrivere pagine immortali, come amava dire con ironia. Eri ironico, caro Mario, ma in realtà anche tu credevi come un bambino nell'immortalità delle biblioteche, qui rubo questa bellissima frase a Pamuk, e anche tu scrivevi per il timore di essere dimenticato. Voglio rassicurarti, caro maestro, siamo qui per ricordarti e per dirti con gratitudine che la lettura di ogni tua pagina ci fa capire quanto ci hai dato e quanto abbiamo perduto. Presentare, sia pure in sintesi, la vastissima e poliedrica produzione scientifica sull'archeologia romana di Mario Torelli è impresa francamente impossibile. Per di più, lo osservava Fausto Zevi all'inizio, la gran parte dei suoi saggi non può essere ricondotta ad un'unica tematica, ma offre un quadro d'insieme che supera le distinzioni tra le singole discipline specialistiche. Durante grosso modo i primi 20 anni la sua ricerca si è indirizzata prevalentemente all'epigrafia romana e a problemi di romanizzazione, in qualche misura coltivati anche successivamente. Infatti risale al 1995 il libro Studies in the Romanization of Italy. I 10 saggi compresi nel volume forniscono un quadro sintetico della cultura materiale e della produzione artistica delle varie aree culturali all'interno dei territori dell'Italia antica tra III e I secolo a.C.
Un'altra selezione di lavori su tematiche affini è Tota Italia, Essays in the Cultural Formation of Roman Italy, edita nel 1999. Il titolo del libro trae spunto dal celebre passo delle Res Geste di Augusto, Juravit in mea verba tota Italia, sponte sua, che ha suggerito anche il titolo della recente mostra alle Scuderie del Quirinale dedicata a Mario Torelli. L'obiettivo del libro è quello di presentare il percorso seguito dai romani nel plasmare la cultura delle classi dirigenti degli alleati tra gli anni della conquista nel IV e III secolo a.C. e l'età di Augusto, quando emerge una cultura unitaria dell'Italia come pilastro del potere imperiale. Nel 2011 vede la luce la più ampia selezione di lavori di Torelli, editi tra il 1987 e il 2010. Già il titolo, Semainein significare, rivela che il libro è dedicato alla decodificazione dei messaggi trasmessi con le immagini nelle culture figurative classiche. Il primo volume è rivolto al linguaggio delle architetture, il secondo è riservato a immagini, contesti e messaggi. Fra i saggi relativi al mondo romano ricordo quelli dedicati al culto imperiale e ai suoi edifici o quello sullo stretto nesso esistente tra cicli fittili e colonizzazione romana come veicolo di romanizzazione, o ancora quello sullo straordinario contesto della cosiddetta Basilica di Ercolano con le sue epigrafi, le sculture in marmo e in bronzo e le sue pitture. Il riferimento al metodo filologico, il continuo richiamo alla sostanza storica, la valorizzazione del contesto di rinvenimento, sono queste le linee guida percorse sistematicamente negli scritti di Torelli, che ben rappresentano il suo percorso intellettuale di un quarto di secolo. La consuetudine di raccogliere in un'unica sede saggi diversi ha un seguito nelle ultime raccolte, costituite dai tre volumi che con il titolo comune di Opuscola comprendono gli articoli scritti tra il 2010, l'anno del suo congedo dall'università, e il 2018. La maggior parte dei saggi degli Opuscola romana è indirizzata all'ampia tematica dei problemi storico-religiosi, in connessione con il riconoscimento dei culti e delle loro trasformazioni. Altri contributi si soffermano sul ruolo delle forme ideologiche nel rapporto tra centro e periferia, con esemplificazioni tratte da Roma, Pompei, Leptis Magna e Istmia sull'Istmo di Corinto. Un ultimo articolo è dedicato ai rapporti tra fascismo, retorica della romanità e archeologia. Uno dei filoni di ricerca più prolifici di Mario ha interessato il rilievo storico romano, vale a dire una classe di monumenti eterogenea, appartenente a sfere diverse e caratterizzata da una pluralità di aspetti e di funzioni. Nel libro Typology and Structure of Roman Historical Reliefs, frutto di un soggiorno ad Ann Arbor, 1982, Torelli tende a stabilire una tipologia, vale a dire le strutture e le regole di linguaggio, e riconosce due tipi fondamentali di rilievi storici: quelli che in forma narrativa descrivono ben determinati eventi storici e quelli che propriamente storici non sono, riservandosi il compito di rappresentare uno status o una funzione ed eventualmente le qualità inerenti alla funzione stessa. I primi, più rari e di fatto limitati ai rilievi delle colonne coclidi storiate, sono legati ai commentari di guerra. I secondi, certamente più diffusi, sono riferibili a livello pubblico, alla tradizione ufficiale delle logium e a livello privato, semi-ufficiale, a quella onoraria del titulus. Torelli rileva che la rappresentazione dello status sconosciuto in epoca arcaica si è progressivamente affermata nella seconda metà del IV secolo a.C. e che in essa si legge il riflesso dello sviluppo delle categorie giuridiche come forma mentale unificante, il diritto come espressione privilegiata dell'ideologia dominante. È curioso che questo libro non sia stato recensito da alcuno studioso del nostro paese. E un noto collega americano, che non coglie la portata innovativa del libro e anzi muove diverse obiezioni agli argomenti di Torelli, non trova di meglio che concludere la propria recensione osservando che, poiché l'inglese non è la lingua nativa dell'autore, gli editori avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione ad un uso corretto dell'inglese. Gli argomenti del libro sono ripresi in una raccolta di articoli già pubblicati tra il 1988 e il 1997
e riproposti con adattamenti e modifiche nel volume Il rango, il rito e l'immagine, che ha lo scopo di affrontare più estesamente i problemi della genesi del rilievo storico romano. Come l'autore scrive nell'introduzione, cito, era necessario riprendere nelle mani il voluminoso ma poco sfruttato dossier della rappresentazione del rango nelle società etrusche e latine dell'epoca arcaica, a partire dal più remoto passato e dalle sue manifestazioni più semplici, per metterne in luce sia le tematiche più profonde che le regole della relativa grammatica. Il risultato è una straordinaria conferma della ininterrotta continuità delle strutture della rappresentazione storica romana. Nel primo numero della rivista Ostrega da lui fondata, un contributo sull'arco di Portogallo, situato sulla Via Lata, l'attuale Via del Corso, poi demolito nel 1662, e sui due rilievi storici pertinenti, permette a Mario Torelli di sottolineare quanto sia fondamentale la collocazione topografica dell'arco, che riconosce stretta connessione con il grandioso Tempio del Sole, ai fini dell'esegesi della funzione architettonica e dei messaggi politici veicolati dalle figurazioni che adornano il monumento. Il programma figurativo dell'Arco di Traiano a Benevento è l'oggetto di un contributo del 1997. Quello che nel titolo viene definito The Marble Panegyric, il panegirico dell'istituzione alimentaria, è messo in relazione con l'orazione che Plinio il Giovane indirizza all'imperatore. In un contributo su Ostraca del 2005, Mario Torelli offre una lettura organica del frontone romano della Fortuna Respiciens, altrimenti noto come il frontone di Via San Gregorio. Il tema è ripreso e ampliato in un articolo scritto per la miscellanea di studi in onore di Filippo Coarelli del 2016. Torelli rivolge la propria attenzione in particolare ad un gruppo di frammenti fittili, comprendente fra l'altro l'archetipo statuario dell'Afrodite tipo Tiepolo, e in un continuo rimando tra immagini e ideologia ricostruisce il ruolo dell'aristocrazia gentilizia nella fondazione di nuovi culti e nella conservazione di quelli tradizionali. Cogliendo l'occasione dell'esposizione, in occasione della mostra di Augusto alle Scuderie del Quirinale, dei rilievi noti come Medina Celi, dispersi in varie sedi, Torelli cerca di ricostruire un possibile modello di questi rilievi contenenti scene storiche relative alla battaglia di Azio e a due processioni trionfali, che ritiene del tutto in parte copia di un prototipo palatino. In un saggio edito postum nel 2021, ritorna sui rilievi della colonna traiana, già sistematicamente esaminati nel libro americano, e ribadisce l'importanza della formula di rappresentazione degli itineraria, cioè i documenti ufficiali utilizzati dai generali romani contenenti le mappe stradali dei territori. Per quanto riguarda l'urbanistica e i suoi linguaggi, spicca il volume Storia dell'urbanistica e il mondo romano, scritto a quattro mani con Pierre Gros. Mario Torelli scrive la prima parte del libro, in cui ripercorre le origini della città, le esperienze urbanistiche dell'Italia antica, in particolare nell'Etruria e nel Lazio, lo sviluppo urbano di Roma in età regia repubblicana e gli interventi nelle colonie latine. In più sedi editoriali sono innumerevoli contributi rivolti a tipi edilizi e funzioni, dal diribitorium di Alba Fucens alle basiliche circiformi del suburbio romano, dal calcidico alle tombe a Scola di Pompei, oggetto di uno degli ultimi studi di Torelli. Particolare rilievo assumono i saggi riservati a vari monumenti di Roma e i loro messaggi. Per non citarne che alcuni, ricordo quello sull'Atrium Minerve, sull'Ara Maxima Herculis e sulla Meta Sudans. Mario Torelli presta grande attenzione ai cicli di ritratti e alle gallerie di sculture, anche al fine di confermare la funzione dell'edificio di pertinenza. Tra gli altri, le sculture da due contesti di Roselle e da Foruli a Miterno. Anche nell'ambito della pittura romana, Torelli è fortemente affascinato dalla lettura delle immagini per una ricomposizione dei contesti e dei loro significati. Ricordo contributi sul programma iconografico-iconologico delle megalografie dell'Ecus della Villa di Bosco Reale, sulle pitture di quarto stile dell'edificio dei Triclini di Moreggine, sull'affresco di arte popolare di un altro edificio di Moreggine e la sintesi sulla pittura ellenistica di Roma.
nelle numerose monografie e saggi dedicati a città o centri diversi, Pestum, Praeneste, Venosa, Cortona, un ruolo importante rivestito da Pompei. Ricordo l'incontro internazionale sulla resilienza delle città d'arte in seguito alle grandi catastrofi naturali ospitato dall'Accademia dei Lincei, in cui Torelli presentò una relazione sulla resilienza di Pompei, letta in chiave di storia politico-culturale. E non posso non ricordare l'ultima mostra da lui curata, Pompei 79 d.C., una storia romana, in cui si è ricostruito il rapporto ancora attuale che lega la capitale alla città di provincia. Nel suo ultimo libro, Ritorno a Santa Venera, di cui ha potuto vedere solo le bozze, Mario Torelli torna ad occuparsi del santuario extraurbano di Santa Venera, che ha avuto una lunga vita, lo ricordava Piero Guzzo, dalla fondazione di Poseidonia fino alla tarda antichità, divenendo di volta in volta greco, lucano e infine romano. Nella premessa, Torelli ricorda di essere stato invitato da chi vi parla a tenere la conferenza inaugurale dei corsi della Scuola di Specializzazione della Sapienza il 5 dicembre del 2019, in cui scelse di parlare del santuario di Santa Venera con lo stesso titolo che poi il libro ha avuto. Consentitemi una brevissima parentesi. Quell'occasione fu l'ennesima testimonianza della straordinaria capacità di avvincere l'uditorio composto da studenti e colleghi, ma era anche evidente quanto egli traesse piacere da un rapporto diretto con gli studenti, probabilmente l'unica cosa che gli mancava dell'università. Centrale nella storia del santuario, la celebrazione dei riti del mondo femminile, fondamentali per la vita sociale della città, lo ha già ricordato Guzzo. Torelli commenta le iscrizioni che raccontano dei mutamenti e del nuovo assetto del santuario dovuti a due sacerdotesse, tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C., tra cui le cinque nicchie a pianta circolare, da cui il loro nome di strongyla, cioè cerchi, per raccogliere le fanciulle che si sottoponevano al rito semipubblico del bagno lustrale. Nel santuario, il tempio della Dea, il cosiddetto oikos, è preceduto da un portico e munito all'interno della cella rettangolare di un cerchio inscritto. Torelli ne segnala, lo ricordava Fausto Zevi, l'analogia formale con il triplice santuario, il cosiddetto Eron di Olimpia, in cui identifica un santuario di Afrodite Urania. Riconosce inoltre nel cerchio la rappresentazione allusiva del planisfero celeste, richiamando anche l'uso del cerchio come simbolo della volta celeste nel Pantheon di Agrippa. In questa summa dell'archeologia del sacro, che vede l'integrazione tra elementi antichistici, storico-religiosi, antropologici, non manca qua e là un accenno alla propria visione dell'archeologia, all'approccio fantasioso degli umanisti che si erano cimentati nell'identificazione degli dei titolari dei grandi templi di Pestum. L'archeologia contemporanea, osserva Mario, non ha sostituito un metodo razionale che non può che essere globale o, come oggi si preferisce dire, olistico, capace cioè di avvalersi di una pluralità di testimonianze letterarie, epigrafiche e archeologiche, che vanno dall'interpretazione delle singole tracce della devozione antica al significato dei dettagli delle architetture e al riconoscimento delle funzioni cerimoniali di vari apprestamenti archeologicamente documentati. Vi ringrazio. Quando Fausto Zevi mi ha chiesto di intervenire in questa commemorazione di Mario Torelli, ci siamo trovati ambedue un po' in imbarazzo, perché io avevo proposto due o tre temi, ma erano temi un po' che si sovrapponevano alle altre relazioni che avete sentito. Per cui abbiamo deciso insieme di che io avrei dovuto parlare dell'aspetto, di un aspetto degli studi di Mario Torelli, è quello, diciamo, greco della Grecia propria. Alla fine di tutto quello che avete sentito, che io avevo previsto, è che parlando per ultimo sarebbe stato detto tutto quello che io eventualmente avrei potuto dire, in particolare
la relazione di Fausto Zevi ha presentato anche l'aspetto greco, che non è un aspetto minore dell'attività di Mario Torelli. E io ho pensato di fare una cosa un po' azzardata. Premetto che, come dire, la mia frequentazione di Mario Torelli è durata 65 anni, comincia dall'università, si svolge attraverso una serie di ricerche in fondo parallele in cui ho imparato molto da Mario. Con lui ho condiviso l'insegnamento di Bianchi Bandinelli, l'esperienza di dialoghi di archeologia e poi 30 anni di insegnamento a Perugia. È difficile proporre da parte mia qualcosa che sia diverso da me stesso. Cioè, in pratica, quello che ho pensato di proporre in questo intervento non è la ricerca di Mario Torelli, ma un'operazione quasi spiritistica, cioè proporre un mio intervento autonomo su uno dei filoni principali della ricerca di Mario Torelli, cioè l'aspetto storico-religioso e in particolare dei riti iniziatici, che è venuto fuori da quasi tutte le relazioni. Il libro sulla vigna in Roma, per esempio, e l'ultimo, quello sullo scavo e la pubblicazione del santuario extraurbano di Santa Venera, sulla Frodision, che praticamente torna sul tema appunto dell'iniziazione, in particolare dell'iniziazione matrimoniale. In questo io, come Mario Torelli, ci siamo ispirati, era inevitabile, visto gli anni in cui abbiamo frequentato insieme l'università, il prodotto di una scuola di storia religiosa che va sotto il nome di scuola romana, da Pettazzoni a Brelich, e Brelich in particolare, che ha avuto un enorme impatto su questo aspetto della ricerca di Mario Torelli e, se vogliamo più modestamente, anche della mia. Questa cosa che io dirò, quindi, che io voglio presentare, è un piccolo studio su una statua di Delo in cui cerco di, come dire, di pensare cosa avrebbe detto Mario Torelli di questo particolare argomento. E quindi vi presento questo studio che coniuga l'aspetto visivo, si tratta di una statua, epigrafico, si tratta di una statua che ha un'iscrizione incisa, e anche topografico. In questo caso non si tratta della topografia di cui mi occupo in genere, quella di Roma, ma della topografia di Delo, su cui fra l'altro ho scritto un libro, ma insomma questo recentemente. Allora, questo argomento è, come dire, un omaggio a Mario Torelli da qualcuno appunto che ha avuto modo di quasi confondersi con lui per più di 60 anni di vita. Dunque si tratta di una statua notissima, la statua di Nicandre. Possiamo cominciare con la prima diapositiva. È una statua datata alla metà del VII secolo a.C., è la più antica statua di Core greca, di età dedalica. Questa statua proviene dall'Artemision di Delo e conservata al Museo Nazionale di Atene. Essa presenta le caratteristiche tipiche della fase iniziale della scultura greca, detta dedalica, che sono anche quelle dei più antichi simulacri di culto, di Xoana Lignei, ovviamente per noi perduti, ma che possiamo ricostruire in base alle descrizioni antiche e anche a qualche documento iconografico. Perfetta frontalità, membra strettamente accostate al corpo, le braccia, le gambe, struttura chiusa e bloccata da solido geometrico. Ma qui non intendo tracciare una descrizione formale alla quale si sono limitati in genere gli studiosi che si sono occupati dell'argomento, quanto piuttosto ricostruire la funzione cui era dedicata questa immagine apparentemente inespressiva,
e che esprime invece moltissime cose, come vedrete. Per questo disponiamo fortunatamente di due dati decisivi: il luogo di trovamento, quindi la topografia, e l'iscrizione incisa verticalmente sul lato destro della statua. La scoperta avvenne nei primissimi anni della missione francese a Delo. Possiamo vedere, ecco, questa è la statua, ci ritorneremo, andiamo avanti, cerco di stringere quanto possibile, di restare entro un quarto d'ora, di meno non riesco. La scoperta, con immagini di Delo, la prossima, andiamo avanti. E questo è un po' deforme nella figura, il santuario di Apollo, che nella parte inferiore a sinistra, forse la indico, ci vorrebbe uno strumento indicatore, non ci ho pensato. Comunque, sì, vabbè, la indico, ma mi ci vorrebbe un cursore. Questo è il santuario di Artemide, che è un settore connesso ma autonomo del santuario di Apollo. Qui appunto nel 1878, proprio all'inizio della missione francese a Delo, apparve ad opera di Homol, che è il primo scavatore di Delo, una fossa di circa 20 metri quadrati dove era stata accumulata una congerie di frammenti marmorei, tra i quali, oltre alla statua di Nicandre, questa che avete visto, l'unica completa, parti di altri 20 statue, 17 delle quali femminili, databili fra il VII e il VI e la fine del VI secolo a.C. Una breve relazione di Homol apparve in due numeri successivi del Bulletin de Correspondance Hellénique, 1879-1880, e l'argomento venne ripreso dallo stesso autore in una piccola monografia, in realtà la sua tesi di laurea, che come si faceva all'epoca in latino, monografia uscita nel 1885. Da allora, 1885, tranne un breve intervento di Furtwängler del 1882, più nessuno incredibilmente è tornato ad occuparsi di questo gruppo di sculture. Non ho trovato altre fotografie se non quelle di questa piccola monografia di fine Ottocento, che sono ovviamente fotografie molto imperfette. Solo la statua di Nicandre è entrata nella letteratura archeologica, ma del tutto decontestualizzata. In genere non viene neanche ricordata il posto di trovamento. Vediamo adesso rapidissimamente, forse lo posso fare io, ecco, di nuovo la statua con l'iscrizione e il santuario. Dunque, lasciamo stare il resto, partiamo dall'iscrizione, che si svolge verticalmente sul lato sinistro della statua in modo bustrofedico, su tre linee parallele procedenti in senso inverso. Si legge in alfabeto di Naxos il seguente testo, non vi do il testo greco, vi leggo direttamente la traduzione, è un testo molto difficile tra l'altro. Nicandre mi dedicò alla dea che colpisce da lontano e gode delle frecce, la figlia di Demodices, il Nassio, eccellente tra le altre, sorella di Deinomenes e ora moglie di Fraxos. Non è una normale dedica, ci sono molte cose che non ci aspetteremmo. Si tratta tra l'altro di un carme metrico, tre esametri di carattere epico incisi su un oggetto parlante, come sono, è la statua stessa che parla, in modo arcaico. Gli appellativi Echebolos, Iokehaire, cioè quella che colpisce da lontano e che gode delle frecce, si ritrovano in Omero, nel primo caso per Apollo, nel secondo per Artemide. Fatto ancora più interessante, Ischiaire, cioè quella che gode delle frecce, appare per due volte come appellativo di Artemide nell'inno pseudomerico di Apollo, ad Apollo, che è più o meno contemporaneo della statua, metà settimo. L'attribuzione a una teoria di Naxos risulta anche dalla qualità del marmo e delle caratteristiche dell'alfabeto. Non sono state mai considerate fino in fondo le notevoli particolarità della formula dedicatoria, che, come dicevo, è del tutto isolata.
Vi sono infatti menzionati i nomi del padre, del fratello e del marito della donna. Quest'ultima indicazione è particolarmente significativa anche perché è probabile che si trattasse di un matrimonio recente se, come sembra, il ni finale va integrato nun e ora moglie di. In effetti, la dedica ad Artemide di una donna sposata appare quasi inaudita. Si deve trattare... Artemide odia il matrimonio, come si sa, protegge le giovani non sposate. Si deve trattare dunque di una giovane appena uscita dalla cerchia della Dea, che come è noto comprendeva solo ragazze nubili, per entrare con il matrimonio in quella di divinità tutelari delle nozze, come Afrodite. Questo ci riporta anche a Pestum, tra l'altro. Siamo cioè in presenza di un rito di passaggio assimilabile a un'iniziazione. L'iniziazione è improprio legarla, come ci ha insegnato Brelich, a situazioni diciamo evolute come la polis greca. L'iniziazione piena è di età preistorica. Le iniziazioni greche sono riti ormai, spesso schematizzati rispetto a... Ma insomma, qui siamo abbastanza presto, essendo nel VII secolo. Siamo al passaggio fra due periodi. Il tema è stato trattato in maniera eccellente da Angelo Brelich nella sua opera sugli istituti iniziatici in Grecia, Paides e Partenoi, pubblicati nel 1969, che ha avuto tanta influenza su Mario Torelli, dove in un lungo capitolo, Le fanciulle ateniesi, il tema viene trattato in modo esauriente, quindi mi limiterò a riassumere le conclusioni. L'esistenza nell'Atene del V secolo di iniziazioni femminili organizzate per gradi successivi, iniziazioni vedetelo sempre fra virgolette, è documentata in particolare da alcuni versi della Lisistrata di Aristofane, nei termini seguenti. Cito, appena, è una ragazza che parla del coro, appena compiuti 7 anni subito feci l'arreforos, dopo ero aletris, a 10 anni d'età, al servizio dell'Archegetes, e dopo, indossando la veste color zafferano, era Arcos, Arctos a Brauron, cioè orsetta. E infine feci la Caneforos, finalmente diventata una bella fanciulla, avendo la fila, la collana, di fichi secchi, letteralmente. Brelich dimostra che i primi due gradi di iniziazione non erano più destinati a tutte le bambine come in origine, come doveva essere nell'originaria organizzazione tribale, ma questa di carattere preistorico, ma solo ad alcune di esse scelte nelle famiglie nobili, come era certamente il caso anche di Nicandre, detta exocos, cioè nobile, eminente perlomeno. Solo il terzo livello, quello della Arcteia, era obbligatorio per tutte. In ognuno di essi le ragazze erano astrette a una segregazione rigorosa, nei primi due casi sull'Acropoli di Atene, nel terzo, come è ovvio per una finale di iniziazione, come a Sparta, fuori dalla città nel santuario di Artemide a Brauron. È opportuno a questo punto riportare testualmente le conclusioni di Brelich, così facciamo prima. Cito, Artemis, indubbiamente, ha una parte importante nell'ideologia religiosa delle nozze in Grecia, ma è caratteristico del politeismo greco che nessun fatto importante appartiene all'esclusivo dominio di una sola divinità. Le nozze non significano per la fanciulla soltanto un'uscita critica dallo stato virginale. Significano, per esempio, anche un'entrata nello stato della sposa e sotto questo aspetto sarà la dea sposa Hera, la divinità nuziale per eccellenza. Difatti, le offerte prenuziali dette proteleia aspettavano contemporaneamente a Hera e ad Artemis. Ma le nozze non sono forse anche il risultato cui Afrodite, anche mediante i buoni servizi di Peito, ha portato la fanciulla? Secondo un passo di Diodoro, Afrodite sarebbe sotto questo aspetto allineata addirittura con Zeus Teleios e Hera Teleia, un frammento di Euripide dà ad Afrodite l'epiteto di Gamelia. Fine della citazione. Va considerato a questo proposito che il quarto gradino, quello della caneforia, non faceva parte del sistema, ma era piuttosto il momento del passaggio allo stato di sposa. La collana di fichi secchi, di cui si parla nei versi di Aristofane, doveva essere in qualche modo l'insegna di questo stato, poiché al momento delle nozze greche,
attiche, si lanciavano sugli sposi non confetti ma fichi secchi. Citiamo ancora una volta Brellich. Citazione. Teoricamente si può ammettere che tutte le fanciulle, prima di sposarsi, facessero le caneforoi in un culto non meglio documentato di Artemis. Quello che vediamo. Per prevenire l'ira della Dea Vergine nell'imminenza della perdita della loro verginità, e in tal caso si trattava di un atto rituale di carattere privato e che non esclude che potesse essere inserito in un culto pubblico, come anche gli oggetti votivi privati venivano consacrati in santuari pubblici. La vendetta della Dea. Artemide era cattivissima, sappiamo, nel mito. Veniamo ora all'ultimo punto della nostra dimostrazione, il contesto topografico. Vediamo la prossima. La faccio io, scusate. Allora, questo è il santuario di Artemide, l'Artemision di Delo, che costituisce, come dicevo, un settore separato del santuario di Apollo. Questo è, diciamo, il settore dell'Artemisio. Subito vi faccio vedere molto rapidamente le statue incredibilmente inedite trovate tutte insieme alla fine dell'Ottocento. Questo l'abbiamo già visto e questo è di nuovo il santuario di Artemide. Il tempio sorge sopra i resti di un edificio precedente di età micenea. Ecco, vedete qui sotto il tempio c'è una serie di edifici di età micenea che praticamente sono poi sostituiti dal tempio. Il problema della continuità è enorme, non lo affronteremo oggi. Comunque è interessante, è uno dei pochi casi in cui possiamo sospettare una continuità e da lì provengono un piccolo tesoro di oggetti d'oro e di avorio, fra cui questo che vedete, micenei. Come dicevo, non è più il caso di riprendere la spinosa discussione sulla possibile continuità del culto tra la fase micenea e il periodo, diciamo, oscuro, geometrico. Dopo un periodo in cui essa era accettata, oggi in genere si tende a respingerla. Comunque, come abbiamo visto, da qui proviene il gruppo di statue di Corai che permettono di togliere dal suo isolamento quella di Nicandre. Non si tratta di effigi di Artemide, come pensava Homol e come si è continuato a credere anche in seguito, ma di ritratti intenzionali delle offerenti lasciati nel santuario alla fine del periodo di segregazione iniziatica come doni sostitutivi destinati a risarcire la Dea Vergine e a placarne l'ira al momento di passare nella sfera di competenza di Afrodite. Quindi di veri e propri doppi, nel senso illustrato da Vernon nel suo classico saggio sulla Catégorie psychologique du double, famoso saggio, pubblicato in Mythes et pensées chez les Grecs nella prima edizione e nella seconda molto ampliata nel 1985. Anche qui una citazione di Vernon, cito: «La figura sulla stele o il kuros funerario si alzano sulla tomba al posto di quello che era, faceva, valeva la persona viva. Al posto di, anti, significa allo stesso tempo che la figura sia sostituita alla persona come suo equivalente, che fa in un certo modo la stessa cosa che faceva da viva, che possiede dunque la sua stessa bellezza, il suo stesso valore, ma allo stesso tempo e al contrario essa traduce un nuovo modo di essere, diverso dall'antico, e cioè lo statuto di morto che il defunto ha acquistato scomparendo per sempre dalla luce del sole». Citazione successiva è una lapide funeraria greca. È la morta che parla. Io sono qui presente in marmo di Paro, al posto di una donna, antu gunaikos. Io sono in memoria di Bitte, lutto inconsolabile per sua madre. Proclama un'iscrizione funeraria di Amorgos della metà del V secolo. Fine della citazione. Si potrebbe obiettare che in questo caso si tratta di statue funerarie, ma è facile rispondere ancora una volta con Brellich, cito, le iniziande vengono allontanate dall'abitato nel mondo di fuori e lì si compirà l'atto culminante della loro iniziazione, appunto a Brauron. Esse, nella terza e ultima segregazione, assumono un nome collettivo che le definisce come animali selvatici, orse, arctoi,
portano un costume particolare. Il loro stato è concepito come uno stato di morte. L'iniziazione è la loro uccisione. Ad essa seguirà il ritorno delle iniziate e l'iniziazione è naturalmente condizione del matrimonio. Esaminiamo l'aspetto del santuario di Artemide. Al confine tra esso e quello di Apollo, questo è l'insieme Artemide-Apollo, vedete che Artemide ha un sotemenos con un ingresso che avveniva da qui, come sappiamo anche da Erodoto che lo descrive. Ora, in corrispondenza dell'ingresso principale, tra il santuario di Apollo e quello di Artemide c'è un tempietto. Oddio, che ho fatto? Ai ai ai. Adesso deve, se possibile, rimettermi, sì. Indietro? Vabbè, scusate, sto veramente finendo. Ecco, ed è questo tempietto G. Si è molto discusso su questo tempietto. In realtà credo non ci siano dubbi sulla sua identificazione. Noi conosciamo infatti l'esistenza a Delo di un tempietto dedicato ad Afrodite To en Hiero nel santuario, quello che vedete. Non ci sono altri naiscoi nel santuario. Si tratta dell'unica struttura che può corrispondere alla definizione di naiscos. In esso si trovava un oxonon di legno della dea, descritto da Pausania, che lo identifica con la statua donata ad Arianna, da Arianna a Teseo. Arianna, come è noto, non arriva a Delo, si ferma a Naxos, dove ritrova Dioniso. Quindi è Teseo che si porta dietro questo dono di Arianna e lo offre a Delo, dove sarà appunto per esso costruito un sacello, anch'esso su resti micenei. Nel lino a Delo di Callimaco si legge, citazione, e allora si ricopre di corone la sacra statua, pronta a dare ascolto della Cipride antica, stiamo parlando della statua di Afrodite naturalmente, che fu eretta da Teseo un tempo, quando navigava di ritorno da Creta coi fanciulli, e ridestando Odea, Potnia la chiama, omericamente, il suono della cetra, con un cerchio di danze circondano il tuo altare, e Teseo guidò il coro. Si tratta della celebre danza della gru Geranos, che si svolgeva intorno all'altare di Apollo. L'altare di Apollo è stato identificato di recente con sicurezza in questo edificio qua. È il celebre Keraton, cioè altare fatto delle corna sinistre di capre cacciate da Artemide a Delo. Uscendo dal santuario di Artemide, le iniziate incontravano subito il tempio di Afrodite, e questo è il Keraton, passando dal santuario di Afrodite, arrivavano al Keraton, l'altare delle corna, e qui aveva luogo la Geranos, intorno all'altare delle corna, importata da Teseo di ritorno da Creta, rappresentato sullo scudo di Achille descritto da Omero nel canto XVIII, una danza che ripercorreva i meandri del labirinto, chiaramente di natura matrimoniale, in cui, cito, Omero, giovani non sposati e fanciulle dalla ricca dote danzano tenendosi reciprocamente per i polsi. La danza è rappresentata sul nodo cratere François da Vulci, datata intorno al 570. Questo. Vedete che sono sette fanciulle, ragazzi e sette ragazze, precedute da Teseo, di fronte c'è Arianna. La scena si svolge non a Delo ma a Creta, questo è praticamente sicuro. Praticamente una danza matrimoniale, ragazze e ragazzi. Quindi la situazione spaziale, con questo concludo, del santuario offre la possibilità di ripercorrere l'itinerario che aveva portato Nicandre dalla segregazione iniziatica presso Artemide alla morte rituale, seguita dalla rinascita come ninfe e dal rito matrimoniale
conclusa con la realizzazione della statua, il suo doppio, offerto come risarcimento ad Artemide. La stessa funzione va riconosciuta anche alle altre statue arcaiche di Corai scoperte insieme a Nicandre. Grazie. In questo mio intervento, Mario Torelli, un lungo rapporto di amicizia e collaborazione scientifica, vorrei portare la testimonianza della mia collaborazione con Mario Torelli all'Università di Perugia e ricordare alcuni episodi della lunga amicizia che mi ha legato a Mario. Dal punto di vista scientifico, ricordo nei primi anni del 2000 la stimolante collaborazione per un progetto congiunto interdisciplinare in risposta al bando del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica per la costituzione di centri di eccellenza universitari. Grazie al determinante contributo di Mario, il progetto fu approvato e finanziato. Nell'aprile del 2001 costituimmo presso l'Università di Perugia il centro di eccellenza SMART, acronimo inglese che sta per indagini scientifiche applicate all'archeologia e all'arte. Potete ben immaginare chi volle fortemente la parola archeologia nell'intitolazione del centro. Il centro SMART è ancora oggi, dopo oltre 20 anni, attivo e pienamente funzionante. Mario ne fu il primo presidente, io ne sono stato il secondo dopo di lui. Mario volle con grande lungimiranza investire la quasi totalità del finanziamento, piuttosto ingente, nell'acquisto di innovative strumentazioni portatili da utilizzare sia in campo archeologico che nella diagnostica di opere d'arte. Con l'insieme di queste strumentazioni fu costituito subito dopo, insieme al collega Brunetti, un laboratorio mobile, MOLAB, Mobile Laboratory, divenuto il primo laboratorio mobile per beni culturali riconosciuto dalla Commissione europea. Il MOLAB ha avuto un grande successo e nel tempo è stato preso a modello per altri laboratori mobili, sia europei che extraeuropei. Ad esempio esiste il MOLAB Francia, il MOLAB Spagna, il MOLAB Messico, il MOLAB Brasile e così via. Io tenevo sempre al corrente Mario del crescente successo all'estero del MOLAB e ricordo che una volta al mio entusiasmo rispose con grande ironia, una qualità che Mario aveva e che io apprezzavo moltissimo: dovremmo stare attenti che il numero di imitazioni di MOLAB non superi quello della settimana enigmistica. Questo del centro di eccellenza è solo uno dei tanti contributi che Mario ha dato all'Università di Perugia, senza essere troppo ricambiato, anzi direi. Un altro aspetto personale che ricordo con molto piacere è l'organizzazione da parte di Mario di tante mostre che io ho visitato avendolo come guida. Ne cito solo due: gli Etruschi a Venezia, Palazzo Grassi nel 2000, e Etruschi, le antiche metropoli del Lazio, a Roma, al Palazzo delle Esposizioni nel 2008. Durante il periodo della mostra veneziana io ero membro del consiglio direttivo, cioè del consiglio di amministrazione del CNR, e decidemmo di tenere una seduta del consiglio a Venezia, e lo ricorda molto bene anche Pecci Capogrossi, anche lui membro dello stesso consiglio direttivo, proprio con la motivazione di vedere la mostra di Palazzo Grassi con Mario come guida, cosa che effettivamente avvenne. All'inaugurazione invece della mostra romana del Palazzo dell'Esposizione ricordo un episodio divertente. Facevo parte di un gruppo piuttosto nutrito di visitatori che avevano Mario come guida. Man mano il gruppo si è assottigliato, alla fine eravamo rimasti in tre: Mario come guida, l'onorevole Diliberto ed io. In una delle ultime stanze Mario ci ha illustrato un importante reperto, orgoglioso che fosse riuscito per la prima volta a farlo uscire dalla Russia, dalla città di Leningrado. Si è poi interrotto
pronto forse a rettificare la nuova dizione corretta della città di provenienza. Quando è intervenuto prontamente Diliberto dicendo: sì, Leningrado, non vorrai mica anche tu chiamarla San Pietroburgo? Siamo tutti e tre scoppiati in una fragorosa risata. Da ultimo voglio ricordare le mie continue frequentazioni con Mario. Di solito ci vedevamo nella sua biblioteca personale, che occupava completamente un bel appartamento proprio al centro di Perugia, o al caffè Morlacchi, proprio di fronte alla facoltà di lettere dove Mario insegnava. Si parlava di tutto, dell'università, della ricerca, di politica e di aspetti sociali del nostro paese. I giudizi di Mario erano sempre taglienti e puntuali, ma per me molto illuminanti. Era anche un raffinato esperto di caffè. Conosceva e mi illustrava le miscele migliori e tentava di insegnarmi a bere il caffè alla maniera napoletana. Il caffè Morlacchi aveva tuttavia un inconveniente, vista la posizione. Era molto frequentato da studenti di lettere, che spesso interrompevano la nostra conversazione per interloquire con Mario. Mario era infatti molto amato dai suoi studenti per le sue lezioni. Non mi meraviglia affatto, non ho mai assistito a una sua lezione, ma ho partecipato a sue conferenze e so quale magnifico affabulatore fosse in grado di attrarre l'attenzione del pubblico. Una volta, mentre ci stavamo godendo il nostro caffè, uno studente, arrivato trafelato ed ansioso, si è rivolto a Mario chiedendogli: quale corso mi consiglia di seguire, professore? Quale corso mi consiglia di seguire? Alla terza richiesta, Mario, con un sorriso affettuoso ma pieno di ironia, gli ha risposto: segui corso Vannucci. E lo studente ringraziò e, trafilato come era arrivato, se ne andò. Naturalmente sapete tutti che corso Vannucci è la via principale di Perugia. Nell'ultimo periodo, a causa della pandemia, necessariamente ci siamo frequentati meno in presenza, ma ci siamo spesso sentiti per telefono, anche dopo il suo trasferimento da Perugia a Palermo. L'ho sentito l'ultima volta nel settembre del 2020, circa una settimana prima della sua improvvisa scomparsa. In questa ultima occasione abbiamo parlato della mia idea di organizzare un convegno in Accademia sul blu egizio dall'antichità al Rinascimento, dopo la scoperta del blu egizio nell'affresco Il trionfo di Galatea di Raffaello a Villa Farnesina. Mario mi ha anche consigliato alcuni autorevoli relatori da invitare, da Massimo Sanna a Salvatore Settis, da Cristian Greco a Carlo Rescigno. È stato dunque del tutto naturale, quando il 25 febbraio 2021 abbiamo organizzato questo convegno in Accademia, dedicarlo a Mario, così come il catalogo che è in corso di pubblicazione. Tutti i relatori indicati da Mario, insieme ad altri, hanno accettato di partecipare al convegno, sicuramente anche per omaggiarlo. Voglio concludere presentando alcune foto di Mario che avevo mostrato proprio nell'introduzione di questo convegno. Vedete la locandina del convegno con la dedica a Mario, la foto di Mario mentre riceve il premio Balzan, la prossima per favore, Mario nel suo ambiente naturale a Pestum e in visita al Museo Egizio di Torino. La prossima, infine, l'ultima foto di Mario, scattata dalla moglie Concetta Masseria, che ringrazio e saluto. In questa foto sembra quasi che Mario voglia salutarci. In realtà sta esultando per avere completato il suo ultimo libro, Ritorno a Santa Venera, sul santuario di Pestum, libro uscito postumo. Mi piace riportare alcune parole di Gabriel Zuckfriegel nella prefazione: come tutti i lavori di Mario Torelli, anche questo libro è intruso di una lucidità di analisi e di una capacità di sintesi storica che fanno sì che monumenti e reperti cominciano a parlarci.
narrando della storia sociale, culturale e religiosa del Mediterraneo che Mario Torelli padroneggiava come pochi altri. A proposito dei libri di Mario, avevo con lui una piacevole consuetudine da lunga data. Ogni volta che pubblicava un libro che lui riteneva importante, me ne regalava una copia. Immancabilmente io gli chiedevo una dedica. Mario protestava sempre dicendo ancora una dedica, ma poi immancabilmente me la faceva con la sua scrittura minuta ed ordinaria. L'unico libro senza dedica è proprio questo, è postumo, ma tra le sue pagine conservo proprio quella fotografia che avete visto, che in qualche maniera considero come l'ultima dovuta dedica di Mario. Per concludere, credo che la comunità scientifica italiana e internazionale abbia perso con Mario Torelli un grande archeologo. Io da parte mia ho perso un grande amico. Grazie. Ringrazio veramente tutti, ringrazio Fausto Zevi e ringrazio voi che siete rimasti fino alla fine, ma valeva la pena perché è stato un pomeriggio che ha illustrato in modo straordinario una figura straordinaria e credo che la pubblicazione degli atti di questo convegno resteranno per lungo, lungo tempo. Grazie.